Signore e signori, buon pomeriggio. Benvenuti qui all'Ex Hotel, in questa conferenza organizzata da India Souls con Mauro Biglino. Ora, presentare Mauro Biglino è facile e difficile. È fin troppo facile perché sostanzialmente si presenta da solo. È difficile perché anche se cominci in anticipo, anche se utilizzi 30 secondi, hai la sensazione di trovarti nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché ovviamente se vi faccio alzare la mano tutti tra di voi dire vattene fuori dalle scale, lascio la mano. È per questo motivo che la chiudo qui. Io vi do di nuovo il benvenuto, vi auguro una buona conferenza. Signore e signori, Mauro Biglino. Grazie India, grazie Claudio che mi introduce sempre facendo un po' di violenza a se stesso quando vengo qui in centro Italia. Mi viene affidato questo compito. Va bene. Allora, facciamo questa maratona visto che sono previsto un bel po' di ore. Come sapete io so sempre quando inizio, non so mai quando finisco. Oggi è veramente una maratona perché stamattina alle 7 ero in aeroporto. Forse. Non si sente, così? Così? Meglio? Ok. E quindi stamattina Torino, Roma, Roma, Pescara e questa sera quando finiamo Pescara, Roma, che poi domani c'è il convegno a Roma. Grazie agli amici che ovviamente. Va e viene, però questo non so da che cosa dipende. Proviamo? Avanti. Sì. Così. No, vai e viene. Intanto ti do un gelato. Eccoci un gelato, sì, perché. Però si sta fresco. Allora, proviamo col gelato che ci tiene freschi. Allora, solo una cosa rapida per sapere, c'è qualcuno che non sa nulla, come giusto che sia, delle cose che dico io? Non dovete aver paura di alzare la mano, perché. Ah, ecco, ok, no, scherzo, non è possibile che sono. Allora, due parole rapidissime per queste persone che non sanno nulla. Le cose che io vi racconto derivano dal fatto che per tanti anni ho tradotto l'ebraico per conto delle Edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente, sono questi libri qui non sono qui, ovviamente, sono nelle facoltà di teologia, eccetera, contengono la traduzione letterale. Poi da un certo punto in avanti io ho cominciato a raccontare, diciamo, ciò che mi pare di leggere veramente nei codici ebraici. E da quel momento lì, ovviamente, il rapporto con l'Edizione di San Paolo è finito in un minuto. È finito in un minuto. E quindi ho la fortuna quindi di essere libero, nel senso che non ho niente da perdere, che quello che avevo da perdere l'ho perso. Adesso ho la faccia, ma quella non è un problema, quella è solo mia, per cui quella me la gioco volentieri. Allora, due cose che sono fondamentali. La prima è questa, io presento una lettura letterale dell'Antico Testamento. Poi mi sentirete anche dire Bibbia, ma quando dico Bibbia intendo Antico Testamento, perché per il momento di Nuovo Testamento non mi occupo. E quindi presento una lettura letterale, ben sapendo che esistono tutte le altre letture, cioè quelle allegoriche, metaforiche, spiritualiste, esoteriche, iniziatiche, gematriche, cioè quelle numerologiche, eccetera. Ma io sono chiamato a presentare la lettura letterale, quindi di questa si parla. Questa lettura letterale è una lettura che mi deriva dal fatto che appunto i miei incarichi di allora, di anni fa, prevedevano proprio per iscritto questo, che io facessi la traduzione letterale, parola per parola, quindi spaccando le parole ebraiche nelle singole componenti. Ed è di lì che è cominciato a, come dire, nascermi il sospetto, che poi sta diventando pian piano una convinzione, siccome è una convinzione mia, non conta nulla, ma siccome tocca a me parlare, vi racconto le mie convinzioni, la convinzione che la lettura letterale sia una lettura molto interessante, molto affascinante.
talmente affascinante, talmente interessante, che col passare degli anni, in tutti i modi possibili e immaginabili, mi si dice che non la devo fare. In tutti i modi possibili e immaginabili me lo si dice. Chi segue un po' le mie vicende in rete sa a cosa mi riferisco. Ed è per questo che io, mano a mano che vado avanti, la faccio sempre di più. Perché mi convinco sempre di più che questa lettura letterale ci aiuti a capire tutta una serie di cose che le altre letture, secondo me, sono state implementate per, diciamo così, nascondere ciò che è troppo evidente ed è talmente evidente da non essere accettabile. Cioè, nel senso che se noi prendiamo quel testo, quei testi, per ciò che ci raccontano, su ciò che ci raccontano non si può costruire nulla. Cioè, non si può costruire nessuna religione, non si può costruire nessun sistema di potere, non si può costruire nessun sistema di controllo degli uomini, delle coscienze, eccetera. E quindi, diciamo, quel testo è stato coperto da una coltre di mistero. Una coltre di mistero, appunto, che sta all'interno delle cosiddette letture allegoriche, metaforiche, insomma, quelle che vi ho elencato prima. Allora, io dico, proviamo a dare alla lettura letterale quantomeno la stessa dignità delle altre, partendo dal presupposto che una lingua ha un significato proprio in quanto esprime qualcosa, non tanto in quanto nasconde qualcosa, ma perché esprime qualcosa. Allora proviamo intanto almeno a capire ciò che esprime quella lingua, ciò che esprimono quei racconti. Dopodiché, se poi su quei racconti vogliamo innestare altri tipi di interpretazioni, benissimo, non c'è nessun problema. Però intanto diciamo, facciamo finta, che quando quegli autori scrivevano una cosa volessero dirci quella, e vediamo che cosa ne viene fuori. Quindi è questa la lettura che io vi presento con sempre maggiore determinazione e sempre maggiore approfondimento. Quindi questo è un primo concetto, per cui ci sono tutte le altre, ma tutte le altre appartengono, come dire, ad altre conferenze, oppure a quello che sentite alla domenica a messa, lì vi danno le altre letture. La seconda cosa è che io dico che la Bibbia, l'Antico Testamento, non parla di Dio. Tra i tanti dubbi che ho, siccome studio sempre, ovviamente, proprio perché ho dubbi, questo è un dubbio che non ho più. Cioè, l'Antico Testamento non parla di Dio, che non vuol dire che Dio non esiste. Questa è un'altra cosa che voglio sempre chiarire, che ripeto costantemente a rischio di annoiare, però mi accorgo che per quante volte io lo dica non è mai sufficientemente chiaro, perché leggo Biglino nega l'esistenza di Dio. No, io non nego l'esistenza di Dio, perché io di Dio non so nulla e quindi io di Dio non parlo. È pieno di gente che sa tutto di Dio. Benissimo, se avete bisogno di sapere qualcosa di Dio, suonate a quei citofoni là, non al mio. Perché io di Dio non vi dico nulla, perché di Dio non so nulla. Apro e chiudo una parentesi. Nessuno sa nulla di Dio, ma molti dicono di sapere. Io so di non sapere e quindi non ne parlo. Quindi, come dire, chi ha una fede non se la deve far fregare dalle cose che dico io. Cioè, chi ha una fede se la deve vivere con coerenza, determinazione, costanza, benissimo, non c'è problema. Il fatto che quel libro non parli di Dio non vuol dire che Dio non esiste, vuol dire che quel libro non parla di Dio. Così come un sacco di altri libri scritti dall'umanità nel corso della sua storia non parlano di Dio. Dopodiché Dio, se c'è, è un'altra cosa. Mi viene da dire, se c'è, per fortuna non ha bisogno di quei libri. Perché se Dio avesse bisogno di quei libri, saremmo non in buone mani. Diciamo così. Quindi Dio, ognuno se lo vede con la sua coscienza, non con me. Allora, la Bibbia, cioè l'Antico Testamento. Noi pensiamo che l'Antico Testamento, oggi vi dirò, senza far spegnere il video, delle cose che faranno arrabbiare molto. E ve le dico, le dirò anche un po' a mio rischio e pericolo, visto, però
bisogna pian pianino. Allora, Antico Testamento è un insieme di libri. Un insieme di libri che si dice, così ci dice la tradizione, la dottrina, è stato ispirato da Dio e dunque quei libri sono passati intatti attraverso i secoli. Perché essendo ispirati da Dio, nessuno ovviamente li ha toccati, perché nessuno osava toccarli. Ecco, questa è una prima convinzione che ci dobbiamo immediatamente togliere dalla testa. E questo non dipende dalle traduzioni, questa è proprio la storia di come la Bibbia si è venuta formando nel corso dei secoli. La Bibbia, l'Antico Testamento, è un insieme di libri, sicuramente tra i più scritti, riscritti, cancellati, emendati, interpolati, modificati, scomparsi, ritrovati, annullati, che esistano nella storia dell'umanità. Cioè nel corso dei secoli tutti quelli che hanno potuto, che avevano il potere per farlo, quindi, metterci le mani, lo hanno fatto. E hanno fatto dire a quei libri di tutto, ma nel senso che proprio cambiavano il testo, non soltanto come interpretazione. Quindi la Bibbia è un insieme di libri di cui non conosciamo gli autori. Mi viene da dire, non c'è nell'Antico Testamento una riga della quale si possa dire con certezza questa riga l'ha scritta quello lì. Una riga. Quindi non sappiamo chi sono gli autori, adesso poi vediamo qualche esempio. Non sappiamo quando l'hanno scritta. Non sappiamo come l'hanno scritta in origine, non sappiamo quale fosse la vocalizzazione scritta in origine, adesso poi vediamo un esempio. Quindi non sappiamo nulla. Io nei miei libri, parlando appunto di analisi, delle traduzioni, eccetera, cito alle volte delle fonti. Allora, siccome si parte dal presupposto che, ormai questa cosa col passare degli anni è diventata sempre più evidente e pesante, che tutto ciò che dico io deve essere demolito per principio, allora per esempio si attaccano queste fonti, no? Diciamo quelli che non mi amano tanto attaccano queste fonti dicendo che queste fonti non sono attendibili, che queste fonti appunto non sono sufficientemente accreditate e quindi, come dire, screditando le fonti si screditano i contenuti. Se questa regola è vera, quelle persone che passano il tempo a screditare le fonti che cito io dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino perché la Bibbia non ha fonti. Ok? Questa quindi è una delle tante convinzioni che ci dobbiamo togliere dalla mente. Facciamo un esempio. Il libro di Daniele, che viene attribuito a Daniele, nel canone nostro, cioè diciamo nostro intendo dire della religione cristiana, è inserito tra i libri profetici. Per il canone ebraico Daniele non è un profeta. Se noi leggiamo gli studi dei rabbini della Rabbinical Assembly degli Stati Uniti, tutti docenti universitari nelle università giudaiche, chi per esempio ha elaborato la profezia dei cosiddetti 490 anni, una profezia su cui si è ricamato e si ricama moltissimo e molti predicatori, come dire, basano le loro fortune, perché la gente ha bisogno di profezie, bene, se leggiamo gli studi di quei rabbini c'è scritto che chi ha elaborato quella profezia ha modificato dei testi precedenti per far combaciare delle cose. Quindi chi ha scritto quella profezia è un mistificatore. Allora, per noi Daniele è un profeta, per gli ebrei non è un profeta, per questi rabbini americani è un manipolatore. Ognuno scelga la sua, non chiedete a me dove sta la verità, perché non lo so. Sceglietevi quella che vi piace di più, perché tanto non cambia nulla. Quello che conta è ciò che pensate voi. Ma sappiate che le cose stanno così, e questo non dipende dalle traduzioni. Il libro di Isaia, il più grande dei profeti antico testamentari. Isaia è colui che ha, o meglio, avrebbe previsto nelle sue profezie l'avvento di Gesù Cristo.
Il libro di Isaia è fatto da 66 capitoli. I capitoli da 1 a 39 sono tradizionalmente attribuiti a Isaia, che scriveva nell'VIII secolo a.C. I capitoli dal 40 al 55 sono attribuiti al cosiddetto Deutero Isaia, che vuol dire secondo Isaia, che è un bel nome inventato, perché nessuno sa chi sia il secondo Isaia. La cosa che si sa è che ha scritto almeno due secoli dopo il primo Isaia. I capitoli dal 56 al 66 sono scritti, sono attribuiti al trito Isaia, cioè al terzo Isaia, che ha scritto diversi decenni dopo il secondo Isaia. Quindi, nella migliore delle ipotesi, il libro di Isaia, il più grande dei profeti dell'Antico Testamento, ha tre autori, nella migliore delle ipotesi, che hanno scritto nel corso di tre secoli. Quindi non sappiamo di chi è. Vi leggo una cosa curiosa, scritta dal professor Angelo Penna, che era professore di Sacra Scrittura all'Istituto Pontificio Regina Mundi e consultore della Pontificia Commissione Biblica del Vaticano, e parla della sezione da 1 a 39, cioè quella che è tradizionalmente attribuita a Isaia, al primo. Circa l'origine della sezione, ascoltate bene, non si hanno motivi seri per negarne la paternità del profeta Isaia. Cioè, non si hanno prove per dire che l'ha scritto lui. Noi lo attribuiamo a lui, e finché non abbiamo motivi seri per negarlo, continuiamo a fare finta che l'abbia scritta lui. Almeno per il complesso della raccolta dei 39 capitoli. Ma l'unanimità è molto minore nel giudicare l'origine delle singole parti. Le difficoltà più gravi, ad esempio, riguardano la cosiddetta Apocalisse di Isaia, cioè la profezia sugli ultimi tempi, contenuta nei capitoli 13-23. Quindi, di questi 39 capitoli, sui quali non abbiamo motivi seri per negare l'attribuzione, quelli dal 13 al 23 di sicuro non sono suoi. Motivi e difficoltà ancora più grandi si hanno per i capitoli 34-35. Allora, se si vuole essere seri, bisogna dire: non sappiamo chi l'ha scritto. Non sappiamo chi l'ha scritto. Le profezie sul cosiddetto servo sofferente, quello che ha preso su di sé i peccati e le colpe del mondo e che si dice è stato annoverato tra i malfattori che vengono attribuiti a Gesù Cristo poi, appartengono al Deutero Isaia, cioè al secondo Isaia. Quindi lui di sicuro non sappiamo chi l'abbia scritto. Di sicuro. Insomma, questo è l'Antico Testamento. Ripeto, questo non dipende dalle traduzioni, ma è ciò che sappiamo, o meglio, ciò che non sappiamo di quei libri. Ma dobbiamo dirlo che non lo sappiamo. E dobbiamo dire che sulla Bibbia possiamo quindi fare finta. La Torah, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, quelli su cui tutto si fonda, quello che per noi è il Pentateuco, la tradizione li attribuisce a Mosè. Ma l'unica certezza che abbiamo è che la Torah che è arrivata sino a noi è stata scritta dopo il periodo dell'esilio babilonese, cioè circa 9 secoli dopo Mosè. Quindi la tradizione la attribuisce a Mosè, ma noi sappiamo che i testi sono di 9 secoli dopo Mosè. Quindi non sappiamo chi l'ha scritto. Tenendo presente che ciò che dicono sempre quei rabbini della rabbinico, sempre ripeto, tutti i docenti universitari delle università giudaiche, questa è la risposta mail ad una domanda che io ho interloquito con loro per chiedere delle cose, per delle curiosità che avevo, e il dottor Robert Wexler, che è president dell'American Jewish University di Los Angeles, a delle domande che gli ho fatto su Abramo, per delle curiosità mie personali, mi ha scritto che la maggior parte dei moderni studiosi biblisti non pensa che Abramo sia esistito. Abramo. Not
Everyone accepts that Moses was historical. Non tutti accettano che Mosè sia esistito. Loro, gli rabbini. Con la Bibbia facciamo finta che è meglio. Ma facciamo finta tutti. Tutti, dai teologi, dagli esoteristi, facciamo finta. Perché non sappiamo. Non sappiamo. La situazione è talmente confusa che nel 1958 i biblisti israeliani hanno sentito la necessità di tentare di ricostruire un po' la situazione e di dare un minimo di coerenza e di significato al tutto. E allora hanno messo in piedi quello che si chiama il Bible Project, adesso poi trovo da qualche parte, il Bible Project, ma ce l'ho qui in mano. Cioè il progetto Bibbia, che ha il compito, l'obiettivo, di tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è. Si sono dati 2 secoli di tempo. E cosa scrivono questi docenti biblisti delle università israeliane, tipo per esempio il professor Alexander Röfe della Hebrew University di Gerusalemme? Si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o sotto dettatura non è mai uguale. Ogni volta che lo riscrivono cambia, ogni volta che lo riscrivevano cambia. Adesso stiamo lavorando sui codici scritti dagli antichi, ma quindi ogni volta che scrivevano, copiavano o scrivevano sotto dettatura, comunque cambiavano qualcosa. I testi del 400 a.C. erano come un imbuto rovesciato, per una parola che entrava ne uscivano molto di più. 2 secoli e mezzo dopo accade l'inverso, l'imbuto si rovesciò. E nel Tempio di Gerusalemme qualcuno disse: ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti, e se un libro era molto divergente, non potendolo distruggere, lo si seppelliva. Nelle sinagoghe esiste un locale, si chiama Genizah, che è una sorta di ripostiglio dove venivano messi i testi in attesa di essere veramente seppelliti, cioè di essere portati nel cimitero dei testi. E nel cimitero dei testi finivano tutti quei testi che non erano funzionali, non erano coerenti con la dottrina che loro, da un certo punto in avanti, dopo l'esilio babilonese, quindi dal V secolo a.C. in poi, avevano deciso di veicolare. Tutto ciò che non era correggibile, perché era troppo esplicito, troppo evidente, lo seppellivano. Non li bruciavano perché erano scritti dai loro padri, quindi non se la sentivano, ma li facevano sparire. Nei libri che, nella Bibbia che avete in casa, sono citati 11 libri, diciamo dell'Antico Testamento, che quindi gli autori biblici conoscevano, ma che non esistono più. Cioè probabilmente sono dentro uno di quei cimiteri, non è che li hanno distrutti, o magari sono in qualche biblioteca o di Gerusalemme o di Roma. Ma non esistono più, cioè non sono più disponibili, sono stati fatti sparire, 11. Noi che viviamo nell'Occidente, diciamo cattolico, dobbiamo pensare che sono veri, cioè ispirati da Dio, 46 libri dell'Antico Testamento, cioè che sono quelli del cosiddetto canone cattolico, il nostro, no? Quello nel quale siamo stati più o meno educati un po' tutti. Per gli ebrei i libri veri sono solo 39, cioè 7 di questi libri che per noi, per i cattolici, sono veri, per loro no. Per i protestanti vale in sostanza lo stesso canone degli ebrei. Per i cristiani copti, quindi se noi fossimo nati che sono nel Corno d'Africa, ci sentiremmo dire che i libri veri sono quelli degli ebrei più altri libri che non sono veri né per Roma né per Gerusalemme. Se noi fossimo nati ad Atene, ci sentiremmo dire che il fondamento della nostra Bibbia non è il codice masoretico, adesso vediamo che cos'è, ma è la Bibbia scritta in greco in Egitto nel III secolo a.C., che rispetto al codice masoretico ha 1000 varianti. Noi, le nostre Bibbie, derivano da... Questo qui funziona? No, sì, non ti voglio interrompere. Prova se funziona, ma l'ho letto... Sì, funziona? Sì. Sì? Ok. Bene. Allora, i masoreti sono i cosiddetti custodi della tradizione, cioè i custodi della Masorà, e sono quindi dei teologi, filologi, esegeti ebrei che tra il VI e il IX secolo d.C.
hanno definito il significato della Bibbia, cioè hanno provato a mettere un punto fermo in tutto quel bailamme di interventi continui che avvenivano. E mettere un punto, prego, si sente? Basta, sì. È il master che è troppo alto. Master troppo alto, secondo me, perché va in protezione. Allora, loro che cosa hanno fatto? Hanno definito il significato mettendo le vocali, cioè, o meglio, mettendo i suoni vocalici. Perché nelle lingue semitiche le vocali non esistono, sono scritte soltanto con le consonanti. E quindi, diciamo, fino a che non arrivano i suoni vocalici, le parole rimangono come sospese, no? Un po' in attesa di significato. Vi faccio un esempio. Da destra a sinistra, qui c'è scritto TVL. La lingua ebraica è formata... Devo usare l'altro. Aspetta, Mauro, continua un po', posso... Puoi. Continua, aspetta un minuto, vediamo se ci riusciamo. Sì, allora... È formata da più o meno 500 radici consonantiche di tre lettere con le quali si formano un po' tutti i significati delle parole. Allora, così è in attesa di significato. Se io ci metto due E ebraiche, i suoni vocali ci sono puntini e lineette, non esistono le vocali. Questa parola diventa Tevel, che significa terra, universo, mondo. Se io ci metto un'altra E ebraica, che è questa qui, si legge sempre Tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Oppure rapporto sessuale tra suocera e nuora. Levitico, capitolo 18, capitolo 20. Quindi non sono esempi a capocchia, sono esempi biblici. Allora, così è terra, mondo, universo. Così è rapporto sessuale. Ok? Facciamo un altro esempio. Qui c'è scritto Sefer con una consonante finale. Adesso mettiamole in italiano. Se io ci metto una A e una A e divido la parola qui, questo diventa Safar, che è un verbo che vuol dire contare oppure raccontare. Se io ci metto una E e una E, questo diventa Sefer, che vuol dire libro, scrittura, papiro. Se io ci metto una O, che in questo caso si scrive lì, e una E qui, diventa Sofer, che vuol dire segretario, scriba. Se io invece di dividere la parola qui, per esempio, la divido qui, qui metto una I e qui metto una A, questa parola diventa Sifra, che vuol dire cifra. Se io lascio tutto invariato e metto un puntino qui, io questa parola la leggo sempre Sifra, ma invece di cifra significa libro di lei. Cioè, così è cifra, così è libro di lei. È chiaro? O meglio, è sufficientemente confuso? Allora, questo è il lavoro che hanno fatto i Masoreti, mettere i suoni vocalici. E quindi mettendo i suoni vocalici hanno introdotto il significato. Ok? Da quel momento teoricamente più nessuno avrebbe dovuto toccare la Bibbia, invece ancora adesso c'è una parte dell'esegesi ebraica che cambia le vocali e introduce significati diversi. Io non mi sogno lontanamente di cambiare neanche un puntino, io traduco la Bibbia dei Masoreti perché? Perché è dalla Bibbia dei Masoreti che derivano le Bibbie che abbiamo in casa. Allora, siccome mi è stato detto che questa qui è la Bibbia vera, io faccio finta che sia la Bibbia vera e dico andiamo almeno a vedere cosa c'è scritto. Quindi facciamo finta che sia quella vera e dopo aver fatto finta, consapevole del fatto che faccio finta, dopo aver fatto finta dico benissimo, andiamo almeno a vedere che cosa c'è scritto. Perché poi su questo allora qui si innescano gli altri racconti, molto spesso senza tenere minimamente conto di quello che c'è scritto. Quando i Masoreti lavoravano tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, quindi non millenni fa, dopo Cristo, c'erano altre scuole che lavoravano sugli stessi testi, per esempio la scuola samaritana. Ora, i Masoreti dicono noi siamo i custodi della Masorah, cioè i custodi della tradizione.
tra la Torah, cioè tra i primi cinque libri che sono il nucleo della Bibbia, dei Masoreti e i primi cinque libri dei Samaritani, ci sono 2000 varianti. E i Samaritani dicono: noi siamo i custodi della Torah, cioè i custodi della legge. Per cui se noi nasciamo a Gerusalemme, sto semplificando molto, a Gerusalemme ci sentiamo dire che insomma sostanzialmente i codici sono questi, se noi nasciamo un pochettino più a nord, in Samaria ci sentiamo dire che il codice della Torah è quello samaritano. Se noi leggiamo i Targumim, cioè la Bibbia scritta in aramaico, ci rendiamo conto che la storia che è raccontata lì è completamente diversa da quella dei Masoreti, ma completamente diversa. Faccio soltanto un esempio. Poi arriviamo a parlare delle cose, adesso soltanto per farvi capire di che tipo di libro stiamo parlando. Noi abbiamo, sappiamo che il nome di Dio, lo scrivo qui così poi mi serve già senza sciupare altre foto. Sappiamo che il nome di Dio sarebbe Yahweh. Nei Targumim questo nome qui è scritto con due Yod e viene letto Ai. Cioè quindi nella Bibbia dei Masoreti abbiamo Yahweh, nei Targumim, nella Bibbia in aramaico abbiamo Ai. Era il nome di un generale egiziano. Poi tra un po' parleremo degli egiziani. È chiaro? Questo è il tipo di libro col quale abbiamo a che fare. Su questo libro, la dottrina ci dice che sappiamo che è ispirato da Dio e che molto spesso quando dice una cosa in realtà ne voleva dire un'altra. Cioè non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo quando l'ha scritto, non sappiamo come l'ha scritto, non sappiamo con che vocali fosse letto, ma sappiamo che è ispirato da Dio e che quando dice una cosa ne voleva dire un'altra. Poi c'è chi dice che io ho fantasia. La settimana scorsa in una conferenza a Torino c'era un teologo il quale mi disse: beh no, ma è evidente che nell'Antico Testamento ci sono delle parti ispirate da Dio e delle altre no. Io ho detto: allora ci mettiamo a tavolino e diciamo questa sì, questa no, questa sì, questa no, questa sì, questa no. Cioè come si possono fare affermazioni del genere su un libro di cui non sappiamo nulla? Sappiamo per certo che i codici che abbiamo noi, cioè i testi scritti in ebraico, non sono uguali a quelli scritti in origine. E qui lo ricaviamo anche dal raffronto tra la Bibbia dei Masoreti, che è quella più moderna, diciamo così, e i rotoli di Qumran, cioè i cosiddetti rotoli del Mar Morto, dove addirittura vediamo le variazioni che questi signori hanno apportato per introdurre i loro concetti. Era il concetto soprattutto del monoteismo, che nella Bibbia non c'è. Ma non c'è non perché ci sia il politeismo, non c'è neanche il politeismo. La Bibbia non parla di Dio o di dei, parla di altri individui che con Dio o dei non hanno nulla a che vedere. Poi se abbiamo tempo vi parlo anche un po' di Iliade e Odissea. Se non mi ricordo io, ricordatemelo voi. Allora, ciò detto, sappiamo di avere a che fare con un libro di cui non sappiamo sostanzialmente nulla. Allora uno si chiede: ma vale la pena di occuparsene? Di per sé non varrebbe la pena, se non fosse il fatto che sulla Terra almeno 2 miliardi di persone hanno la vita direttamente o indirettamente condizionata da questo libro. O meglio, da ciò che su questo libro è stato ricavato. Compresa la politica del paese nel quale viviamo, quindi che ci piaccia o non ci piaccia, questa roba qui condiziona le scelte del paese nel quale viviamo, le condiziona da almeno 2000 anni, ma non condiziona soltanto quelle del nostro paese, condiziona scelte molto importanti a livello dell'Occidente. Allora vale la pena di occuparsene per capire che cos'è veramente questo libro, da cui derivano queste scelte qui, perché altrimenti se uno non se ne occupa, sono altri che se ne occupano, e se ne occupano sempre a modo loro, come sappiamo bene. Allora vale la pena almeno di cercare di capire che cosa c'è scritto. E adesso proviamo.
Elion, Elohim, Yahweh. Questi sono i tre nomi con i quali, secondo la dottrina, viene identificato Dio, il Dio trascendente, spirituale, unico, creatore dei cieli e della terra. E difatti, nelle c'è qualcuno che ha una Bibbia? Ok. Ah, quella lì? La stessa. Ormai è un anno che io nelle conferenze leggo le Bibbie che abbiamo in casa, perché è già tutto scritto lì, eh? È già tutto scritto lì. Leggetela attentamente, perché se la leggete attentamente la capite. C'è qualcuno che mi ha detto, io in tutta la mia vita non mi sono mai sentito dire dai preti, leggi l'Antico Testamento, quante volte lo dice lei in una conferenza. E il bello è che lei è quello che vuole distruggere la Bibbia, gli altri invece la vogliono difendere, ma siccome la vogliono difendere vi dicono, ci pensiamo noi a spiegarvela. Io invece, siccome voglio raccontare quello che c'è, vi dico, leggetela, perché così almeno la capite, non fatemela spiegare. Allora, nelle Bibbie che avete in casa, quando trovate scritto l'Altissimo, dovete sapere che corrisponde all'ebraico Elion. Elion in ebraico significa quello che sta sopra. Tant'è che molto spesso è scritto come El Elion, cioè l'El che sta sopra. El è il singolare di Elohim, uno dei singolari di Elohim, un altro sarebbe Eloah. Perché questo è un termine plurale. Allora diciamo che tradurre Elion con l'Altissimo è abbastanza giusto. Dico abbastanza perché l'Altissimo è un superlativo assoluto, Elion non è un superlativo assoluto, è un comparativo, cioè quello che sta sopra, quello che sta più in alto rispetto ad un altro. Tant'è che viene usato anche per dei paesi, viene usato per delle piscine, cioè ciò che sta sopra è Elion rispetto a ciò che sta sotto. Elohim è un termine indubitabilmente plurale. E questo è un problema, perché se Dio è singolare, perché c'è un termine al plurale? Tant'è che questo termine qui viene sempre tradotto con Dio. Quindi tutte le volte che trovate Dio, dovete sapere che in ebraico c'è Elohim. Ma tradurre Elohim con il termine Dio è, lo dico è così come lo direi di fronte ad un anfiteatro di teologi ed esegeti, è fantasia pura, perché nessuno sa cosa voglia dire Elohim. Tant'è che viene tradotto in tantissimi modi diversi. Poi la teologia unifica tutto con Dio. Ma che cosa significhi esattamente questo termine non lo si sa. Quindi la cosa migliore è dire Elohim, oppure come io dico, quelli là, perché è plurale. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Adesso poi entriamo un attimo in Yahweh, ma fermiamoci un attimo a Elohim. Tra i tanti tentativi di spiegazione che la filologia, che lavora al servizio della teologia, ha elaborato nel corso dei secoli, c'è che, siccome è ovvio che è plurale, allora si dice che è un plurale di maestà, un plurale di dignità, un plurale di astrazione, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche chi dice, e nei vari video che escono periodicamente su YouTube contro di me, dice, ma Biglino non sa neanche che quando Elohim è usato col verbo al singolare significa Dio, quando è usato col verbo al plurale significa le divinità pagane, cioè gli idoli di pietra. Possiamo prendere Genesi 20:13? Possiamo leggerlo ad alta voce? Io? Sì. Gelato? Gelato, un attimo che arriva. Sì. Quella è una Bibbia che era legata a famiglia cristiana. Or avvenne che, quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi. Questo. Basta così.
a parlare è Abramo, che sta raccontando di quando Dio l'ha chiamato da Ur dei Caldei per dire vieni con me in terra di Canaan. Quindi quando Dio mi fece errare, è ovvio, no? Il verbo è singolare e quindi è Dio. Peccato che in ebraico il verbo sia al plurale. E che nelle traduzioni interlineari si dice esattamente e fu come che fecero vagare me gli Elohim da casa di mio padre. Quella, allora, se è vera la regola di quelli che dicono che quando il verbo è singolare significa Dio e quando è il plurale significa gli idoli di pietra, allora nella Bibbia ebraica c'è scritto chiaramente che a chiamare Abramo dalla casa di suo padre sono stati gli idoli di pietra. Quindi quelle traduzioni lì non è che sono sbagliate, sono deliberatamente false. Perché nessun traduttore commette un errore del genere. Tant'è che nelle traduzioni interlineari, dove si rispetta la lettura letterale che io non devo fare, c'è scritto chiaramente, fecero vagare menta, che in ebraico è ittu, che è plurale. Genesi 35:7. Giacobbe che parla. Lì egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello. Ok, là si era, a Giacobbe si era rivelato Dio. Peccato che in ebraico e edificò là altare e chiamò il luogo El di Betel, poiché là si erano fatti vedere a lui gli Elohim. Quindi vuol dire di nuovo, se era quella regola, che a farsi vedere a Giacobbe non è stato Dio, ma sono stati gli idoli di pietra. E la lettura letterale dice esattamente, queste qui sono edizioni di San Paolo, non sono edizioni di atei o antisemiti, ma sono traduzioni che rispettano ciò che c'è scritto. Quelle sono traduzioni false. E ce ne sono tantissime. Quindi se chi dice che quella regola va applicata avesse un minimo di coerenza, dovrebbe dire che a chiamare Abramo sono stati i mucchietti di pietra e a farsi vedere a Giacobbe sono stati i mucchietti di pietra. Il problema è appunto che si conta sul fatto che abbiamo quel tipo di traduzioni lì. Ma ci sono le altre, non è che non ci sono. Solo che le altre già vengono diffuse, vengono studiate, eccetera, e dopodiché si diffondono quelle traduzioni. Yahweh viene tradotto con il Signore o l'Eterno. Anche qui fantasia pura. Perché Yahweh nessuno al mondo sa cosa significhi. È un suono, diciamo un nome, che questo individuo qui, che adesso poi cominceremo a conoscere, ha pronunciato quando Mosè, facendo finta che sia esistito, ha portato fuori quella gente dall'Egitto, e poi vedremo una curiosità su chi ha portato fuori Mosè, ma una curiosità grande, su chi Mosè ha portato fuori dall'Egitto. Allora, quando Mosè dice, e Mosè ha fatto quel lavoro per conto di questo qui, che è uno di questi che sono comandati da quello là. Allora, quando Mosè gli dice, senti un po', siccome io devo convincere quelli lì a seguire te, tu chi sei? Perché Mosè sa bene che questo qui è uno di quelli, così come lo sa lui e lo dice costantemente. Gli dice, tu chi sei? Allora Mosè, lui gli risponde, e io sarei, cioè io sarò quel che sarò, mi ricorderete con questo nome. In che lingua gli ha detto questa cosa qui? Non lo sappiamo, perché al tempo di Mosè la lingua ebraica non esisteva. La lingua ebraica è cominciata a esistere, nella migliore delle ipotesi, 3-4 secoli dopo Mosè.
Allora, siccome Mosè ha portato fuori quella gente dall'Egitto, possiamo supporre ragionevolmente che parlassero egiziano. Allora possiamo dire che lui ha pronunciato questo suono in egiziano, o forse nella sua lingua, perché quello era il suo nome. Queste consonanti sono state messe per iscritto, nella migliore delle ipotesi, 4 secoli dopo essere state pronunciate in una lingua che non sappiamo qual è. Hanno ricevuto le vocali altri 1600 anni dopo. Questo non c'entra con le traduzioni, eh? Questa è la storia. Le traduzioni poi vengono dopo. Ma attenzione, nella Bibbia, tra l'altro, la maggior parte delle volte non è vocalizzato come Yahweh, ma è vocalizzato come Yehovah, cioè Geova. Poi è passato nell'uso Yahweh, diciamo, per cui tutti noi diciamo Yahweh. Però Yehovah è una vocalizzazione fatta dai masoreti che si trova decine e decine, per non dire centinaia di volte. Allora, noi abbiamo uno che viene tradotto come Altissimo, uno che viene, questi qui che viene tradotto come Dio, questo qui che non, per fortuna almeno quello non si traduce, perché almeno quello rimane Yahweh. Nel 2008 la Congregazione del Culto del Vaticano ha emanato una direttiva, nel giugno mi pare, nella quale invitava sacerdoti e vescovi a non usare più nella liturgia il nome Yahweh. Cioè, pian piano farlo scomparire. Li capisco, li capisco, e come, io non l'avrei fatto molto prima. È che adesso pian piano la gente sempre di più sta leggendo la Bibbia, però l'avrei fatto molto prima. Comunque si sono accorti che insomma Yahweh prima o poi verrà fuori chi è, e allora diciamo non usatelo più nella liturgia. Chiamatelo Signore, appunto, perché quel nome lì è bene che scompaia, perché non è cristiano. Questa è la spiegazione scritta nella direttiva, che peraltro trovate su internet, non è una cosa segreta. Allora, la dottrina ci dice che visto che ce l'ha lì, così non fatico io. La dottrina ci dice che questo qui è sempre lo stesso. Possiamo prendere Deuteronomio 32:8? Mentre cerca, un paio di mesi fa, una decina di minuti prima di una conferenza, scusi, mi ha... Vengo lì per leggere. Grazie, sì. Allora, 10 minuti prima di una conferenza mi è stata consegnata questa mail di un padre domenicano che l'ha scritta ad una persona, parlando, un teologo, parlando di me. Vi leggo l'ultima riga e mezza. Non restano che 2 ipotesi. Chi si comporta in questo modo e fa da trappola approfittando dell'ignoranza della gente, o è una persona orgogliosa che invece di fare cultura diffonde ignoranza e vuole affermare se stessa schiavizzando le persone, oppure è un ignorante. Allora, siccome io non voglio schiavizzare nessuno e dico di leggere le Bibbie, scelgo per me la seconda definizione, sono un ignorante. E quindi faccio le letture da ma consapevole, e faccio le letture da ignorante. Possiamo leggere 32:8? Quando l'Altissimo distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è parte della sua eredità. Ok. Allora. Posso rimanere, scusi? No, ma non voglio trattenerla qui in piedi, ok? No, grazie. Se serve. Allora, fa così. Quando l'Altissimo. Va bene, grazie. Definiva i confini dei popoli e assegnava alle nazioni le loro eredità, cioè i territori, no?
Dice, lo fece sulla base del numero dei figli in Israele. Nei rotoli del Mar Morto, più antichi di quelli dei Masoreti, c'è scritto che lo fece sulla base del numero dei figli degli Elohim, non dei figli di Israele. Quindi, figli di Israele è una introduzione, una variante apportata dai Masoreti. Allora, se Elohim è Dio e Elione è Dio, secondo i testi di Qumran abbiamo che Dio definisce i confini delle nazioni, poi conta il numero di se stesso, ovvio, no? Se conta il numero degli Elohim, Elohim è sempre lui, e in quell'occasione, dice la Bibbia, Yahweh, a Yahweh toccò come porzione, come eredità, Giacobbe. E adesso poi vediamo una curiosità forte anche questa. Bene, allora abbiamo Dio, che diciamo pure, facciamo finta che abbiano ragione i Masoreti, non ci importa, conta il numero dei figli di Israele e si autoassegna, perché è sempre lui secondo la dottrina, si autoassegna col nome di Yahweh Giacobbe e la discendenza di Giacobbe. Allora noi qui potremmo dire, va bene, ok, abbiamo il mistero insondabile della volontà divina che divide, si preoccupa di mettere le nazioni, cioè i vari popoli, nei loro territori e poi dice, io però mi occupo solo di questi, degli altri non mi interessano. Vabbè, accettiamo il mistero di Dio, ok? Il problema è che tutta la Bibbia, tutta, che è un libro di guerra, ci racconta di come lui, con i suoi, ha passato decenni, secoli, a massacrare quelli che stavano nei territori dove lui li aveva messi, perché glieli voleva prendere. Allora diciamo che se era uno solo era fortemente dissociato, perché non si ricordava alla sera che cosa lui stesso aveva definito al mattino, ma c'è di più, era talmente dissociato che dimenticava persino di essere Dio, perché nel momento in cui decide che gli interessano anche gli altri, perché non se li autoassegna visto che non deve discutere con nessuno e invece li va a massacrare? La parola giusta, se voi leggete le Bibbie, leggete i libri di Giosuè, è pulizia etnica. Pulizia etnica. Andate lì e li ammazzate tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani, perché ci dobbiamo mettere noi. Ma se questo era Dio, perché non dice adesso mi interessano anche quelli là e quindi me li autoassegno? No. Manda i suoi ad ucciderli per prendere i territori dove lui li aveva messi. Secondo la dottrina questo è avvenuto, ma la dottrina queste cose qui non ve le spiega, dice che è allegoria, che è metafora. Allora prendiamo Tex Willer, applichiamo l'allegoria e la metafora e facciamo quello che vogliamo. Allora proviamo a dare dignità al testo. Il testo ci dice che questo qui ha passato decenni a tentare di conquistarsi dei territori. Andiamo al versetto 10 o 12, sempre lì di Deuteronomio. 12 forse? 12. 12. 32, 12. Il Signore... Non si sente? Il Signore? Il Signore solamente lo guidò. Non c'era con lui alcuno Dio straniero. Allora, l'Altissimo definisce i confini delle nazioni, assegna i popoli, a lui tocca Giacobbe e la Bibbia ci dice che lui solamente, non è l'avverbio, in ebraico è da solo lo guidò, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a esserci un Elohim straniero se lui è il Dio unico? È ovvio che se ne occupa da solo, no? È ovvio. Invece dice la Bibbia che quando lui ha ricevuto l'assegnazione ci ha pensato da solo, non si è fatto aiutare dai suoi colleghi. Scritto lì, nelle Bibbie che avete in casa, ma questi versetti non ve li commenta nessuno, ovviamente, perché si commentano da sé. È chiarissimo che c'era un capo che ha contato i suoi, sulla base del numero dei suoi ha fatto delle assegnazioni, a questo qui è toccato un pezzo e lui ha detto, siccome la Bibbia dice che lui era un Ish Milchama, cioè uomo inteso Ish significa individuo maschio di guerra, lui era un guerriero, faceva solo questo e lui dice di questi mi occupo io da solo, non voglio nessun altro. Allora questo qui è Dio,
secondo la dottrina. Allora, dopo Noè, sapete che Noè ha tre figli famosi, Sem, Cam e Yafet, Sem da cui dipendono i, da cui derivano i semiti. Sem fa un sacco di figli, figli, eccetera, 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 finché si arriva uno che si chiama Eber, da cui dipendono gli ebrei, cioè gli Ivrim. Eber fa figli, figli, eccetera, finché si arriva uno che si chiama Terach, che ha tre figli, uno che è Abramo, facciamo finta che sia esistito, visto che i masoreti ci dicono che è esistito, uno che è Nahor e l'altro che è Aran. Abramo, lo sappiamo, fa Isacco e poi Giacobbe. Allora, a Yahweh è toccato questo qui. L'abbiamo appena letto, no? A Yahweh dicono tu ti occupi di questi qui, non di questi qui, di questo qui. Aran ha un figlio che si chiama Lot, che essendo figlio di un fratello di Abramo è nipote di Abramo. Se voi leggete le Bibbie vedrete che i nemici di Dio con il suo popolo eletto sono Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Edomiti, Madianiti. Quindi Dio con il suo popolo eletto combatte contro questi. Ma sapete chi sono i Moabiti? Discendenti di Lot, nipote di Abramo. Ammoniti, discendenti di Lot, nipote di Abramo. Amalechiti, discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Edomiti, discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Madianiti, discendenti diretti di Abramo attraverso la femminuccia Keturah. Cioè Yahweh, con quel pezzo di famiglia che gli era stato assegnato, si occupava di beghe familiari. Cioè si strappavano terreni tra cugini, zii e nipoti. Dio, il grande Dio, creatore dei cieli e della terra, era uno al quale è stato affidato un pezzo di una famiglia. Quindi di questa famiglia è stata tagliata così e hanno detto a lui tu ti occupi di questi. E chi è che si occupava di questi qui? Un suo collega che si chiamava Kamosh e un altro suo collega che si chiamava Milcom, al quale Elion ha detto allora tu Kamosh ti occupi di questi e tu Milcom ti occupi di quelli. E dov'è che c'è scritto questo? In Giudici 11:24. Sentite che bello questo passo, che vale come decine e decine di trattati di teologia che cercano di spiegare che Elohim è il Dio unico. Il comandante in capo, qui si parla delle tante battaglie combattute all'interno delle famiglie, il comandante in capo delle forze israeliane o israelite, se vogliamo, cioè dei discendenti di Giacobbe, si chiama Jefté e dice sta combattendo contro gli Ammoniti. E sentite cosa gli parla con il re degli Ammoniti e gli dice: le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Uguali. Nessuna differenza. Cioè il comandante in capo delle forze di Israele non è che dice noi dipendiamo da Dio e quindi il nostro Dio. No, 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 no. Il tuo Elohim Kamosh ha gli stessi diritti del nostro Elohim Yahweh. Il nostro Elohim ci ha dato quelle terre lì e noi ce le teniamo. Il tuo ti ha dato quelle là e tu te le tieni. Va bene così. È scritto qui, nelle Bibbie che avete in casa. Per cui i filologi che da secoli, e ancora lasciamo stare contro di me tutto ciò che si arrampicano sugli specchi insaponati messi al contrario per cercare di dimostrare che questa roba qui è singolare, possono dire quello che vogliono, che questa roba, che questi qui fossero tanti, lo dice la Bibbia continuamente.
E dice pure che avevano gli stessi diritti, ce lo dice lì con una chiarezza che è inequivocabile. Allora, se loro vogliono dire, perché una definizione che piace tanto è plurale di astrazione, cioè un qualcosa che dà l'idea della, del Dio astratto, bene, allora abbiamo un plurale di astrazione che si chiama Yahweh, un plurale di astrazione che si chiama Kamosh, un plurale di astrazione che si chiama Milcom, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se a loro piace chiamarlo plurale, lo chiamino plurale di astrazione. Non vale la pena di perdere un minuto. Qui, questi altri Elohim qui, tra l'altro, cioè Kamosh, Milcom, eccetera, sono Elohim al quale Salomone, cioè il più saggio di tutti gli uomini, ha fatto erigere dei luoghi di culto. Secondo il libro dei Re, c'è scritto sempre nella Bibbia, io vi parlo solo delle Bibbie che avete in casa. Ha fatto erigere dei luoghi di culto, perché Salomone era sicuramente un uomo di buon senso. E quindi, siccome sapeva che Yahweh oggi ci poteva essere e domani non più, sapeva che era bene tenersi buoni anche gli altri che gravitavano sullo stesso territorio. Perché scomparso Yahweh, era meglio non avere quegli altri come nemici. E quindi fa erigere dei luoghi di culto a Kemosh e a Milcom, sapendo che erano esattamente come Yahweh. E, per esempio, qui purtroppo la Bibbia non è chiara, ma ci dice che uno di loro era chiamato Baal Peor, che non si riesce a capire se è l'attributo di uno di questi o è il nome di un altro, ma poco importa. Baal Peor è, in greco, è stato traslitterato come Baal Fegor, da cui deriva Belfagor. Allora, quando la teologia ha costruito, a partire da Yahweh, la figura del Dio spirituale, quindi Yahweh diventa Dio, tutti i suoi avversari che cosa sono? Demoni, ovviamente, no? Allora Baal Peor diventa Belfagor, un altro che si chiamava Baal Zavuv diventa Belzebub, e così via. Cioè, inventata la costruzione a partire da Dio, si inventa tutto il resto, pur di negare che questi qui erano tanti e che si combattevano tra di loro per strapparsi i territori, come dice chiarissimamente la Bibbia. Quindi si inventa Dio e si inventano i diavoletti. E per inventare i diavoletti si prendono gli stessi nomi biblici. Baal Peor diventa Belfagor. Tra l'altro Peor è una radice ebraica che significa esporre, ed era soprattutto esporre gli organi genitali. Cioè a questo qui piacevano molto i riti sessuali. Quindi, mentre Yahweh era un Ish Milchama, cioè un uomo di guerra e faceva la guerra, questo qui probabilmente diceva fate l'amore e non fate la guerra. Prego. Una domanda, ma allora le possessioni demoniache, perché sì, cioè sono. Vorrei non occuparmene in questa sede. Sono malattie mentali. Vorrei non occuparmene in questa sede, parliamo della Bibbia. No, però, cioè, nel senso. Hanno questo tipo di nome? Sì, ci sono tante altre spiegazioni, sì. Diciamo che le possessioni demoniache con questi nomi derivano dal fatto che questi nomi sono stati inventati dalla teologia. Ok? Cioè, siccome la Chiesa dice che esiste il limbo, ci sono i veggenti che vedono le anime nel limbo. Siccome la Chiesa dice che esiste il purgatorio, ci sono i veggenti che vedono le anime nel purgatorio. 20-25 anni fa, la Chiesa ha detto che il limbo è, non si sa se esiste, è un'ipotesi teologica. Allora i veggenti smettono di vedere le anime nel limbo. Quando tra un secolo o due, ma secondo me ormai siamo molto vicini, la Chiesa dirà che non esiste il purgatorio perché l'ha inventato nel Medioevo, più nessuno vedrà le anime nel purgatorio. Chiaro? Allora, questa cosa qui ha degli aspetti molto curiosi, perché dunque noi sappiamo, perché così ci racconta la storia, che Dio ha dato al suo popolo eletto la terra promessa, e diciamo che in un momento di particolare entusiasmo Yahweh avrebbe promesso tutto il territorio che andava dal Nilo all'Eufrate, se non sono neanche mai sognati di
provare a conquistare quel territorio. E poi insomma ha ridotto moltissimo le sue aspettative e ha cercato di conquistarsi dei piccoli territori a macchia di leopardo dentro la terra di Canaan. Ma sentite cosa dice nel libro di Giosuè. Sentite cosa dice nel libro di Giosuè. Capitolo 13. Intanto Giosuè si era fatto vecchio ed era Giosuè è il successore di Mosè, quello che di fatto conduce. Ah, ma lì c'è un'altra Bibbia, sì. Ok, così possiamo controllare. Era il successore di Mosè, quello che di fatto conduceva la campagna di conquista nel territorio di Canaan. Allora, intanto Giosuè si era fatto vecchio ed era avanzato negli anni. Perciò Yahweh gli disse: tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni, e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Giosuè, ci vogliamo dare una mossa? Dio, che ha promesso quel territorio ai suoi, e poi dice ai suoi: ma vi volete dare una mossa? Io mi aspetterei il discorso esattamente opposto. Mi aspetterei Giosuè che guarda Dio e gli dice: Dio, io sto diventando vecchio, ti vuoi dare una mossa a realizzare quella tua promessa che hai fatto alcuni secoli fa? Io quando ho letto questa roba qui, non so, c'è qualcuno di voi che ha sentito, sente la trasmissione 610 di Lil Greg? C'è qualcuno? Sì. Avete in mente un cioè io a me è venuto in mente immediatamente un personaggio, chiedo scusa agli altri che non lo conoscono, ma cioè Yahweh dice questo a Giosuè. Giosuè lo guarda negli occhi e gli dice: grande capo, sti cazzi. È proprio il nome del personaggio, non ho inventato nulla, si chiama proprio così il personaggio. Cioè, come dire, ma sei tu che ce l'hai promessa e noi dobbiamo andare a Tra l'altro, in Deuteronomio 5:3, Mosè dice, non stiamo ogni volta ad aprire a leggere perché ci mettiamo troppo tempo, Mosè dice chiaramente ai suoi: Yahweh, parlando dell'alleanza che Yahweh ha fatto con gli israeliti, dice: Yahweh non ha fatto questa alleanza con i nostri padri, l'ha fatta con noi. Di qui in giù, con questi qui, non l'ha fatta. Deuteronomio 5:3. Tant'è che leggendo attentamente la Bibbia, viene da pensare che quel Elohim che si è rivolto ad Abramo non fosse Yahweh. Tant'è che nella Bibbia viene, in ebraico viene chiamato El Shaddai, che vuol dire El o potente e violento, perché la radice Shaddad contiene questi concetti qui. Allora, c'era stato forse un El che si rivolge ad Abramo, poi a un certo punto, quando c'è stata quella divisione di cui abbiamo parlato prima, a Yahweh è stato dato questo gruppo qui, cioè questo pezzettino della famiglia. Come dire, tu ti occupi di questo. Una persona della comunità ebraica di Roma mi scrisse che probabilmente, quindi della comunità ebraica, mi scrisse che probabilmente Yahweh era il figlio minore di uno dei capi e doveva farsi le ossa, cioè doveva dimostrare di che cosa era capace, e allora gli hanno detto: tu pigliati quelli lì, neanche tutta la famiglia, questi qui, perché gli altri qui sono stati affidati ad altri. Questo racconta le Bibbie, che raccontano le Bibbie che abbiamo in casa. Dopodiché, se vogliamo applicare la metafora, l'allegoria, benissimo, tutti liberi di farlo. Ma non dimentichiamo che la Bibbia racconta questo. Poi, dopo, possiamo dire quello che vogliamo. Ma non dimentichiamo che la Bibbia racconta questo con una chiarezza che non è equivocabile. Basta leggerla. Sempre questa persona del gruppo di studi, un gruppo di studi ebraici di Roma, mi aveva segnalato una cosa. E andiamo a leggere. Quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto, conoscete tutti la vicenda del vitello d'oro, vero? Ok.
e quella lì ce la raccontano da bambini, quindi bene. Allora questi si ribellano, si fanno fare il vitello da Aronne, il quale Aronne, tra l'altro, essendo il cosiddetto sommo sacerdote, avrebbe dovuto tentare almeno di convincerli a non farlo, invece appena gli chiedono, lui immediatamente accondiscende. Va bene. Yahweh si rende conto di questo e dice a Mosè, che era con lui sulla montagna. Yahweh disse a Mosè, siamo in Esodo 32, 7. Il Signore e Yahweh disse a Mosè, va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Si sono allontanati dalla strada che avevo loro indicato, si sono fatti un vitello e poi gli dice, adesso lasciami fare, cioè gli chiede il permesso, cioè Dio chiede il permesso a Mosè, e gli dice, la mia ira si accende contro di loro, li divoro, cioè li uccido tutti, e di te farò una grande nazione. Allora mi scrive questa persona di questo gruppo di studi ebraici che lì Yahweh si sta rivolgendo a Mosè e gli chiede il permesso di uccidere gli egiziani che Mosè si era portato fuori per conto suo, perché Mosè pensava che solo con gli altri non avrebbe potuto portare a termine la campagna di conquista. Allora si era portato fuori dei suoi. Quei suoi stavano, diciamo così, creando dei casini, e Yahweh dice, senti, quelli che tu, il tuo popolo, quelli che tu hai voluto portare fuori, lasciameli uccidere, perché sto facendo troppi casini. Lasciameli uccidere, dice Yahweh a Mosè. Sta roba qui è ripetuta nel libro del Deuteronomio, di nuovo. Mosè dice, no, insomma, interviene a favore di quelli lì e fa in modo che Yahweh non intervenga. Però Yahweh, cioè Dio, chiede il permesso a Mosè di uccidere quelli che Mosè ha voluto portare fuori. Questa roba qui mi arriva come segnalazione da un gruppo di studi ebraici di Roma. Perché ci sono quelli che studiano liberi dai condizionamenti teologici. E queste cose qui si capiscono nella Bibbia. Dopodiché, ripeto, possiamo mettere allegoria a tutto quello che vogliamo. Però intanto non possiamo prescindere dal fatto che la Bibbia ci racconta queste cose qui. Allora, chi è che è uscito dall'Egitto? Se noi leggiamo la Bibbia, quella che abbiamo in casa, vediamo che uscire dall'Egitto sono stati, diciamo, i discendenti delle cosiddette 12 tribù, più appunto questa parte qui, che è una parte che Mosè ha voluto portarsi fuori lui autonomamente. La Bibbia ci dice anche che sono usciti in 600.000 Gevarim. Gevarim vuol dire maschi in forze, cioè quindi giovani, senza contare quindi i bambini, le donne, gli anziani, e senza contare quelli che la Bibbia chiama Erev, che vuol dire gente mista, cioè altri, che si sono messi al seguito di questa gente che stava uscendo. Allora, se noi partiamo dal presupposto che, facciamo sempre finta, che per ognuno di questi 600.000, siccome praticavano la poligamia, ci fossero due o tre donne, qualche bambino, qualche anziano tra il maschietto più le donne, più qualche altro di questi Erev, cioè di questa gente mista, possiamo dire che a fronte di ognuno di questi c'erano altri 7, 8, 9 o 10 più o meno che componevano il gruppo. E quindi arriviamo ad un numero che varia tra i 5 e i 6 milioni. Adesso facciamo un passo indietro, proprio un lungo passo indietro, ed andiamo ad Adamo ed Eva. La Bibbia ci racconta che l'Adam è stato fatto usando lo Tselem degli Elohim. Tselem è un termine ebraico che indica quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine e che, derivando dal verbo tzalam, significa che è stato tagliato fuori. Quindi la Bibbia ci dice che gli Elohim hanno fatto l'Adam utilizzando quel pezzo di loro che contiene la loro immagine e che hanno tagliato fuori, cioè con un intervento di ingegneria genetica gli Elohim hanno modificato qualcuno che hanno trovato qui e hanno fatto il maschio e l'hanno messo nel Gan Eden.
che è quello che noi conosciamo come paradiso terrestre. Ma il termine Gan in ebraico significa giardino recintato e protetto, posto in Eden. Il giardino recintato e protetto in iranico si dice Paradisa, da cui deriva il greco paradeisos, da cui deriva il latino paradisum, e quindi attraverso tutto questo processo si arriva al paradiso. In realtà era un giardino recintato e protetto. Poi, e hanno messo lì il maschio, l'apostrofo Adame, non Adam inteso come nome proprio, ma inteso come identificativo di un genere, di un gruppo di maschi, e danno a questo Adam il compito di occuparsi di questo giardino recintato e protetto. Cioè, mentre vi parlo mi vengono in mente tante di quelle cose. Poi, dopo un po', si accorgono, dice la Bibbia che abbiamo in caso, che per l'Adam la compagnia degli animali non era sufficiente, e allora decidono di fargli la femmina. Quindi, la compagnia, aiuto degli animali non era sufficiente, e decidono di fargli la femmina. Sintetizzo molto, eh? Sappiamo che Eva viene tentata dal serpente. Allora, nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, si parla di un'adultera. E si dice che l'adultera mangia il frutto, poi si sciacqua la bocca e poi dice: non ho fatto nulla di male. E si parla del maschio che va con l'adultera e si dice: tu comunque vomiterai il frutto che hai mangiato. Cioè, mangiare il frutto è il modo per dire compiere l'atto sessuale, no? Così come noi possiamo dire, una può dire: io mi sono fatta quello lì, oppure il maschio dice: io mi sono fatta, che non vuol dire che l'ha costruita, no? Ma se l'è fatta, e viceversa, ovviamente, cosa reciproca, e lì dicevano mangiare il frutto. Quindi Eva non ha mangiato la mela è un'altra trasposizione che deriva dal fatto che siccome si parla dell'albero della conoscenza del bene e del male, male in latino è malum, che significa anche melo, e quindi si dice che Eva ha mangiato la mela. In realtà Eva ha mangiato il frutto, che è un modo per dire ha compiuto l'atto sessuale. Però attenzione, Eva è tentata dal serpente. E nella Bibbia che abbiamo in casa c'è scritto che Eva, tentata dal serpente, mangiò il frutto e poi ne diede da mangiare ad Adamo. Ma porca Eva, il primo frutto con chi l'ha mangiato? Non con Adamo. Il primo frutto l'ha mangiato con un altro. E poi ha detto: Adamo, vieni qui che ti devo spiegare una cosa. E quando ha il primo figlio, che si chiama Caino, dice: io ho acquisito il figlio. E nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto con il favore di, con l'aiuto di. In realtà nelle Bibbie ebraiche c'è scritto et Yahweh, cioè con Yahweh. Allora, ha mangiato il frutto primo con uno che non era Adamo. Dice la Bibbia ebraica che ha avuto il primo figlio con uno degli Elohim. Poi dopo nasce Abele, eccetera, eccetera, eccetera. E nella condanna c'è scritto che l'Elohim capo del Gan Eden, siccome questa cosa non doveva avvenire, cioè la riproduzione tra di loro non ci doveva essere, dice: io porrò inimicizia, dice ad Eva, tra la tua stirpe e quella del serpente. E qui c'è una grandissima curiosità, perché qui si dice: vabbè, sì, questo è un racconto eziologico per dire che siccome le donne hanno paura dei rettili, lì c'è la spiegazione di come mai, ma lì si dice che tu schiaccerai la testa del rettile, cioè la tua stirpe vincerà sulla stirpe del serpente. Chi di voi ha letto il Mein Kampf di Hitler? Nel Mein Kampf Hitler scrive che gli ariani sono fatti immagine e somiglianza degli dèi, gli altri sono della stirpe del serpente. Sono passati 6500 anni tra il racconto della Genesi e ciò che scrive Hitler. Due stirpi, di cui una deve sterminare l'altra.
scritto nella Bibbia, lo scrive Hitler nel Mein Kampf. Allora possiamo dire che Hitler, vabbè, era un folle e che quindi ha cercato di, come dire, trovare dei riferimenti, delle conferme e ha nutrito la sua follia di questo. Solo che in mezzo ci sono delle cose stranissime. Allora vi ho detto prima che dall'Egitto, no, 600.000 più gli altri sarebbero 5-6 milioni. Noi sappiamo che il nazismo con la Shoah ha sterminato tra 5 e 6 milioni di ebrei. Così ci dice la storia. 6 giugno 1915. Il quotidiano americano The Sun, uno dei più importanti quotidiani americani, scrive: 6 milioni di ebrei in Russia sono perseguitati, cacciati, umiliati, fatti morire di fame, massacrati oltre 1915. 6 milioni di ebrei. 18 ottobre 1918. New York Times. 6 milioni di ebrei hanno bisogno di aiuto perché stanno morendo. 8 settembre 1919. In Ucraina 6 milioni di ebrei sono in pericolo. 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati. 8 settembre 1919. 12 novembre 1919. New York Times. 6 milioni di ebrei in Europa sono stati ridotti in condizioni di povertà, fame e malattia. The Atlanta Constitution, 23 febbraio 1920. Vengono raccolti $50.000 per contribuire a salvare la vita di 6 milioni di ebrei in Europa che stanno subendo persecuzioni. 7 maggio 1920, New York Times. $100.000 di contributo per 6 milioni di ebrei che muoiono di fame e di malattie. 20 giugno 1921, New York Times. All'America si chiede di salvare 6 milioni di ebrei in Russia. La Gazzetta di Montreal, 29 dicembre 1931. 6 milioni di ebrei sono di fronte alla morte per fame. New York Times, 31 maggio 1936. La comunità cristiana chiede che venga concessa la possibilità di rifugiarsi in Palestina ai milioni di ebrei, 1936, che stanno soffrendo a causa dello European Holocaust. 1938, 23 febbraio, il New York Times scrive: 6 milioni di ebrei in Europa privi di tutele e di possibilità. Siamo sicuri che a partire dalla Bibbia fino ad oggi ci abbiano raccontato la storia giusta? Io no. Chi è che nel 1915, quando Hitler era un caporalotto che entrava nella prima guerra mondiale, sapeva che 6 milioni di ebrei sarebbero morti? E non è scritto su un giornale parrocchiale, eh? The Sun, New York Times. Vabbè, per questo vale la pena di capire che cosa c'è scritto nella Bibbia, perché arrivano di lì quelle storie. Allora, io non faccio altre considerazioni, perché già hanno scritto che sono un antisemita, quindi vogliamo. Questi sono dati, siamo tutti dotati della stessa intelligenza, ognuno fa le sue considerazioni. Tra le tante, dunque, ditemi voi quando bisogna fare, le so che a un certo punto è previsto una pausa, ditemi voi. No, okay. Tra le tante cose inaccettabili che io ho scritto nei miei libri, c'è quella che gli Elohim, compreso Yahweh ovviamente, amavano annusare il fumo del grasso animale bruciato, cioè proprio annusarlo, perché questo fumo era per loro Nicoah.
cioè era per loro calmante, rilassante. E quando ho scritto questo, siamo già ormai 2 anni e mezzo, 3 anni fa circa, ovviamente me ne hanno dette di tutti i colori, perché ovviamente dire che Yahweh, cioè Dio, si calmava annusando il fumo del grasso bruciato, mi rendo conto che è una cosa inaccettabile. Solo che lui dava anche delle indicazioni precise, Levitico 3, vi leggo le traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana, di questo sacrificio consumato dal fuoco per Yahweh, bisogna preparare il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i 2 reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. Questo è Yahweh che parla, eh? Cioè che dà l'ordine preciso del grasso che vuole che gli sia bruciato. E questo grasso è per lui Nichoach, cioè appunto calmante, rilassante, lenitivo. E allora qui lì mi era stato scritto, cioè era stato scritto ovunque, che Biglino si inventa le traduzioni. Possiamo prendere, beh, lo prendo io, Numeri 28, tanto se vuoi. Versetto 1. Yahweh disse a Mosè: ordina ai figli di Israele di loro, avrete cura di presentarmi al tempo stabilito le offerte a me dovute e il mio alimento, sotto forma di sacrificio consumato dal fuoco, in profumo, allora mi è stato detto che io mi invento le traduzioni, eh? In profumo soave che mi placa. È scritto nelle Bibbie che avete in casa. E in questo solo capitolo è scritto 8 volte. Mi placa. Quel profumo lì lo calmava. Non solo lui, perché se noi leggiamo, poi c'è una cosa ancora più grande, eh? E se la leggiamo. Se noi leggiamo l'Iliade e l'Odissea, questa roba qui è scritta più di 30 volte. Cioè i cosiddetti teoi, cioè gli dei dell'Iliade e dell'Odissea, che sono esattamente gli Elohim, che sono gli Anunna dei Sumero Accadici, che sono i Deva dell'India, si facevano preparare del grasso, esattamente come è scritto lì, che doveva essere avvolto attorno ai muscoli delle cosce degli animali, e quella parte lì doveva essere interamente bruciata per produrre il fumo, perché loro lo dovevano annusare. Allora qui siamo di fronte ad una situazione ben strana. Gli autori biblici si inventerebbero che il loro Dio voleva il fumo di una certa parte di grasso, e gli autori omerici inventano esattamente la stessa cosa. Ma come si fa a pensare una roba del genere? Non esiste una possibilità statistica già intanto di inventarsi per il proprio Dio il fatto che avesse bisogno di annusare del fumo del grasso, già di per sé. Ma perché nessuno viene in mente, no? Per glorificare il proprio Dio dire ma lui quel grasso lì se lo faceva preparare, no? In quel modo lì. E attenzione, quel grasso era talmente importante che in Levitico 7, 25 dice: chiunque mangerà il grasso di animali che si può offrire consumato dal fuoco per Yahweh sarà eliminato dal suo popolo, che vuol dire ucciso. Cioè se beccate qualcuno che quel grasso lì se lo usa, lo ammazzate, perché quel grasso lì è mio e va bruciato per me. E lui chiedeva l'uccisione di un animale al mattino e di uno alla sera, perché nella sua casa quel fumo doveva essere presente 24 ore al giorno. Esattamente come nell'Iliade dell'Odissea si dice che doveva essere presente nella casa di Eolo 24 ore al giorno. Quel fumo lì. La stessa cosa. La stessa cosa. Esattamente come nel Popol Vuh dei Maya c'è scritto che loro, quelli là, volevano usare il fumo del grasso animale bruciato. Ce lo raccontano i popoli di tutti i continenti. Tutti. Per cui ci sono delle parti della Bibbia che sono sicuramente credibili perché corrispondono a ciò che ci hanno raccontato i popoli di tutti i continenti della Terra. Poi noi possiamo fare finta che siano delle favole, benissimo, se però partiamo dal presupposto che la Bibbia è fatta di favole, allora tutti devono partire dal presupposto che la Bibbia è fatta di favole, non soltanto io, tutti. Allora, nel libro Il Dio alieno della Bibbia ho pubblicato la sintesi di uno studio di un medico sumerologo che mi, quando io mi ho raccontato questa roba per la prima volta in un convegno a San Marino, un po' di anni fa,
mi aveva poi telefonato dicendo: ma sai che questa cosa qui che hai raccontato mi ha dato una spiegazione ad un fatto che trovavo costantemente nelle tavolette sumero-accadi che non riuscivo a spiegarmi. Cioè, dove c'era scritto che i sumeri, quando bruciavano gli animali, dicevano che quelli là arrivavano come mosche attratti dalla carne. Cioè, non riuscivo a capire perché gli Anunna o Anunnaki arrivassero come mosche quando bruciavano il grasso degli animali. Ecco, nella Bibbia c'è scritto, li calmava. Allora lui mi ha mandato poi, successivamente, molti mesi dopo, uno studio di biochimica dal quale si ricava, e l'ho pubblicato, che le molecole di quel grasso, quando vengono bruciate su tipo proprio il barbecue, cioè quella roba lì, perché poi bruciavano sulla graticola, si hanno una trasformazione biochimica e diventano esattamente uguali alle molecole delle endorfine, che sono quelle molecole che il nostro cervello ci fa produrre quando siamo sotto stress e ci dobbiamo calmare. Quindi quel fumo è pieno di endorfine. E in una neurofisiologia probabilmente simile alla nostra, aveva quell'effetto lì. Li calmava. E c'è scritto, quel fumo mi placa, più chiaro di così. Ma voleva di più questo signore. Versetto 7. Assieme a questo bisognava dargli da bere. Come libazione presenterete un quarto di hin per il primo agnello. Allora, intanto, se voi leggete in Levitico e Deuteronomio e fate il conto del numero delle centinaia di animali che lui faceva uccidere ogni anno per lui, vi spaventate. Nei testi greci si parla delle cosiddette ecatombe, ecatombous, che vuol dire 100 buoi. No? Cioè i teoi chiedevano le ecatombe, cioè uccisione di decine e decine e decine di animali, lui lo stesso. Come libazione presenterete un quarto di hin per il primo agnello. La libazione si farà nel santuario, cioè a casa sua, quale bevanda inebriante per Yahweh. Ora, inebriante in italiano ha un significato preciso, la traduzione è giusta, ha un significato preciso. È molto elegante il termine inebriante, non significa ubriacarsi. Il termine ebraico, la radice ebraica, che è shekher, in tutti i dizionari, compresi i dizionari di etimologia ebraica, ha un significato di etimologia ebraica biblica curati dai rabbini come Rav Matityahu Clark, ha un significato univoco: ubriacarsi, diventare ubriachi. Nell'etimologia addirittura, scrive Rav Matityahu Clark, significa parlare esprimendo concetti senza senso. Si calmava con il fumo e voleva ubriacarsi con l'alcol. Questo è scritto nella Bibbia. Se poi qualcuno vuole pensare che gli autori biblici erano talmente folli che usavano questo come allegorie per glorificare il loro Dio, è libero di farlo. Io non ci sto più. Io non ci sto più. Sapete, io vengo dal profondo nord, noi lì mangiamo la polenta. E c'è un detto popolare che dice: alla settima fetta anch'io mi accorgo che è polenta. Che vuol dire? Anch'io che sono un ignorante, un povero stupidotto. Cioè, tu mi dai del cibo e mi racconti che è un cibo elaboratissimo, preparato con una ricetta antica, conosciuta da pochi, che sono in grado di realizzare soltanto degli chef preparatissimi. Benissimo, io mangio la prima fetta, ci credo, poi mangio la seconda e tu continui a raccontarmela e io ci credo. Poi a un certo punto arrivo alla settima e dico: no, ho capito, è polenta. Quindi se mi dai polenta, per cortesia, dimmi che è polenta. Io la mangio volentieri, mi piace, non la disprezzo, così come non disprezzo la Bibbia, anzi la apprezzo più degli altri perché io la rispetto. Cioè, nel senso che non dico che quando dice una cosa in realtà ne voleva dire un'altra e mi invento, no, dico quelli ci volevano dire questo e quindi la rispetto molto più degli altri. Allora dico: però è polenta. Non raccontarmi che è un'altra roba, dimmi questa è polenta e io la mangio contento di mangiare polenta. Questa è la polenta. Questo significato qui è univoco. In tutti i dizionari trovate solo questo: ubriacarsi, essere ubriachi, esprimere concetti senza senso. Questo voleva lui. E questo lo richiede, se voi leggete Deuteronomio, eccetera,
lo vedete ripetuto costantemente, cioè in tutte le cosiddette feste degli anni lui voleva il grasso e questa roba qui, lo shekhar, quella roba che lo inebriava. Potrà non piacere, non me ne importa nulla, bisogna prendersela con la Bibbia, non con me, perché questo significa quella radice lì, sia come radice verbale sia come radice sostantivale in tutti i posti dove è usata, significa solo quello. Cioè non è che ha tanti significati e tra i tanti io mi vado a scegliere, no, no, solo quello, solo quello. E allora dobbiamo prendere atto che la Bibbia scrive questo. Lo so che si arrabbieranno moltissimo, la pazienza. Allora, fumo e alcol, cioè diciamo che si divertiva. Legittimato a farlo ovviamente, eh? Legittimato a farlo, ci mancherebbe. L'importante è dire che lo faceva, perché almeno ci rendiamo conto lì di cosa c'è scritto in quel testo lì. Ed è questo che non devo fare, capite? È questo che non devo fare. E capisco perché non devo farlo ovviamente, ci mancherebbe. Lo capisco molto bene perché non devo farlo. Allora, non ci sono domande, andiamo avanti, vogliamo fare... Com'è? 10 minuti e facciamo pausa. No, facciamo così allora, facciamo pausa. Okay. Così poi comincia un argomento nuovo, altrimenti quello devo interrompere. Perdonami, non so se questo ti possa aiutare, però io mi ricordo poiché ti ho seguito due volte, come tu sai, parlo pubblicamente. Tra l'altro Pino Morelli, gli devo dare atto di una serie di cose. X-Time, la rivista X-Time, mi aveva già invitato a Pescara anni fa, tra l'altro è stato tra forse il primo addirittura a farmi fare una conferenza, quando mi avevi telefonato una sera a casa mia dicendo ho prenotato una sala vicino a Torino dal mese, tu conosci, e io gli ho detto se io guardo fuori dalla mia finestra vedo le luci di Almese, ti ricordi? Ecco, esattamente, quindi insomma è stato veramente, forse addirittura il primo che mi ha invitato a fare una conferenza, quindi come dire, chissà che cagate viene a dire questo qui, ma lui ha avuto il coraggio. Prego. Senti, tu parlavi, io ti ho voluto interrompere perché proprio in merito a questo, poi passerei ad altro, il fatto degli astronauti, la comparazione degli astronauti, sì. Non so se tu la riporti ancora. No, nei libri c'è, nel libro l'ho messa, sì, nel libro c'è. È interessante. Nel libro c'è. Allora, il discorso dell'odore della carne bruciata. È un odore che viene sentito dagli astronauti, quelli che fanno le cosiddette passeggiate nello spazio, cioè quelli che escono dalla navicella spaziale per fare dei lavori o cose del genere. E ha una spiegazione precisa. Non è che sentono questo odore nello spazio, perché lo spazio non ha odore, ma nello spazio aumenta la rapidità della desquamazione degli strati superficiali della pelle. Quelli che escono e che quindi si mettono queste tute, no, ovviamente per poter star fuori, e che lavorano, quindi si muovono molto, desquamano, no? Quindi quando rientrano si spogliano e quindi le cellule morte vanno, in assenza di gravità, si diffondono immediatamente nella navicella. Entrano in contatto con l'atmosfera artificiale della navicella, si ossidano rapidissimamente e producono un forte odore di carne bruciata. Quindi chi va lassù e fa certe cose sente molto spesso questo odore di carne bruciata. Tant'è che la NASA aveva commissionato alla Omega Industries, che è un'azienda profumiera inglese, la produzione di un'essenza che riproduca esattamente l'odore della carne cotta al barbecue e la metteva nelle esercitazioni degli astronauti in modo che si abituassero a sentire l'odore che poi lassù avrebbero sentito molto intensamente, molto spesso. Quindi tra l'altro quell'odore lì avrebbe anche eventualmente quest'altro legame. Va bene. Allora, riprendiamo con alcuni concetti. Prima vi dicevo del discorso della pulizia etnica. Leggo soltanto due versetti, numeri 31-14. Ah, qualcuno mi dice, ma perché lei odia così tanto Yahweh? Io non odio Yahweh, leggo ciò che c'è scritto, leggo quelle cose che gli altri non mi leggono,
ovviamente, perché non sono leggibili, non sarebbero leggibili se Yahweh fosse Dio, ma siccome per fortuna per tutti noi Yahweh non è Dio, per fortuna per tutti noi, dobbiamo sapere che cosa c'è scritto nella Bibbia, no? Perché altrimenti rimaniamo sempre con l'idea che nella Bibbia si sia scritto ciò che ci hanno raccontato, cioè che Dio, già il Dio dell'Antico Testamento, ama l'umanità. A questo proposito non so se avete, vabbè, vi leggo prima questo e poi qui siamo in Giudici, nei Numeri 31, insomma gli israeliti stanno tornando da una battaglia. Mosè si adirò contro i comandanti delle 31:14. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi delle migliaia e capi delle centinaia che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: avete lasciato in vita tutte le femmine? Cioè si adirò e disse: avete lasciato in vita tutte le femmine? Dice: allora fate così, uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi. Giosuè 10. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, il Bassopiano, le pendici, non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Cioè l'ordine era sempre uccideteli tutti. In un caso Yahweh dice uccideteli ma non tutti, perché altrimenti il territorio rimane scoperto, non coltivato, e quindi diventa un po' un problema, e quindi facciamo in modo di fare un ingresso, come dire, un pochettino addolcito. Proprio classica strategia di un normalissimo conquistatore, stratega, eccetera, che quindi si comportava di volta in volta così come gli veniva. Non so se avete seguito quello scambio epistolare che Eugenio Scalfari sulla Repubblica ha avuto prima con Benedetto, il Papa, insomma, il Papa Emerito, e poi adesso con la comunità ebraica di Roma, dove Eugenio Scalfari dice insomma che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio feroce, vendicativo, eccetera, eccetera. E lì gli ha risposto mi pare a Rav Disegni direttamente, citando, mi pare, Esodo 34, 32, 6, adesso andiamo a cercarlo, dicendo no, non è vero, perché basta documentarsi. Ecco, sì, e cita Esodo 34:6 e dice: dunque il Signore, che sempre quindi Yahweh, passando davanti a lui, proclamò: il Signore di Yahweh, Elohim di pietà e di misericordia, lento all'ira e ricco di grazia e fedeltà. E ha citato questo versetto, come dire, vedi che non è vero, caro Eugenio Scalfari. Ma chi è arrivato alla settima fetta legge anche il versetto dopo, che conserva la sua grazia per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Cioè io ti perdono ma punisco tutta la tua famiglia. Allora se li citiamo, non citiamoli da prima fetta, citiamoli da settima fetta fino in fondo, no? Perché altrimenti è chiaro che poi non capiamo le cose. E altri hanno citato Numeri, vabbè, lo stesso, comunque insomma la stessa cosa, no? Dove si prende un versetto dove si dice che lui è buono e dice: amatevi gli uni con gli altri, ama il prossimo tuo. Il prossimo in ebraico non è il concetto di prossimo che abbiamo noi. Noi, per noi il prossimo è stato esteso all'umanità, quindi gli altri, il prossimo sono gli altri uomini, no. In ebraico il termine indica
colui, il tuo vicino col quale hai rapporto, il tuo camerata, quello col quale hai rapporto continuativo. Questo vale per i 10 comandamenti, ad esempio. Sapete che i 10 comandamenti, quelli insegnati a noi, non è che sono i 10 comandamenti, fanno parte di più di 600 regole che Yahweh ha dato. Poi sono stati estrapolati quelli, no, da cui poi si è ricavato, come dire, il codice etico da applicare all'umanità. Ma sono più di 600 regole, tra le quali ci sono anche quelli lì. Allora, il primo, sapete che recita: io sono l'Elohim tuo, l'Elohim, tuo, quindi non traduciamolo perché almeno così, non avrai altri Elohim all'infuori di me. Non avrai, non esistono, non li avrai. Se noi leggiamo la letteratura ebraica extrabiblica, quindi quella che commenta la Bibbia, per esempio una elaborazione di questo comandamento dice esattamente così: non avrai altri Elohim all'infuori di me, perché gli altri Elohim non danno alcun vantaggio rispetto a me. Non perché non esistono, ma stare con me o stare con gli altri è la stessa cosa. Siccome noi abbiamo fatto il patto, tu popolo stai con me, altrimenti vi ammazzo. E questo glielo ripete continuamente, e li ammazzava quando lo tradivano con gli altri. Per esempio, prima vi ho parlato di quel Baal Peor. Quando i suoi l'hanno tradito con Baal Peor, lui ne ha uccisi 24.000. Lui dei suoi. Solo in quell'occasione lì. Perché si sono messi con un altro Elohim. Quindi lui aveva il terrore che i suoi lo tradissero con gli altri Elohim. Altra estensione di quel primo comandamento è: non avrai altri Elohim, ascoltate bene, siamo nella letteratura ebraica extrabiblica, finché io ci sono. Cioè Dio che dice: finché ci sono io, state con me. Quando non ci sono più io, state con chi vuole. Cioè, sapeva bene lui chi, sapeva bene di essere quel che era, cioè uno dei tanti. No? Perché Dio non può dire: fino a che io ci sono. Eppure questa è letteratura di commento. No? Questa è, prego. Madonna, come li uccideva? È interessante anche sapere. Li uccideva in genere con un qualcosa che li bruciava. E in alcuni casi c'è un'affermazione molto curiosa. Quando noi nelle Bibbie leggiamo Dio si adirò, cioè insomma l'Elohim e Yahweh si adirò, in ebraico c'è scritto ebbe il naso caldo. E poi si dice che dalla parte anteriore di Yahweh parte un fuoco che li brucia. Allora, se mettiamo assieme le due cose, ci viene in mente come se ci fosse stato, insomma lui avesse avuto di fronte un qualcosa che si scaldava e poi colpiva. Qualcosa che si scaldava e poi colpiva. Andiamo oltre la roba, andiamo sulla. Esattamente, adesso poi ci arriviamo parlando dei mezzi di trasporto. E quindi questa è una cosa strana, no? Perché comunque è una cosa curiosa, cioè qualcosa di davanti che diventa caldo e poi brucia, e brucia all'istante le persone che lui intendeva colpire. Nei comandamenti, noi sappiamo, cioè non desiderare la donna da altri, la roba da altri, l'animale degli altri, eccetera. Ecco, questo altri, che appunto per noi è diventato il prossimo, lì significava il vicino tuo col quale hai rapporto quotidiano. Cioè, in un ambiente anarchico, come un campo di nomadi, allevatori, di capre e cose del genere, se passava una femmina, e la femmina era, sapete, valeva la metà del maschio anche in termini di denaro, eccetera, quindi era di proprietà del maschio. Se un maschio vedeva una femmina, non è che la invitava a cena, se gli piaceva se la prendeva. Solo che poi il proprietario della femmina arrivava due ore dopo e lo sguzzava. Allora questo non se lo potevano permettere in quel campo lì. Allora bisognava stabilire delle regole: tu la femmina degli altri non la tocchi, ma non degli altri, di quelli con i quali hai rapporto, perché le femmine degli esterni al gruppo, l'abbiamo letto prima, avete lasciato in vita tutte le, cioè bisognava, nella migliore delle ipotesi si tenevano le vergini, ma le altre le uccidevano tutte. Lo stesso valeva per l'animale, lo stesso valeva per la roba degli altri. Cioè tu non vai a rubare nella tenda del tuo vicino, perché altrimenti inneschiamo una faida.
e non se lo potevano permettere. Quindi quei regolamenti valgono all'interno lì. Fuori, leggete la Bibbia. La Bibbia è la costante violazione di tutti i comandamenti. È, lo ripeto, la costante violazione di tutti i comandamenti. Uccidete, rubate, depredate, votate all'anatema, prendetegli tutto, prendetegli... Continuamente lo dicevano. Era al loro interno che non bisognava farlo. Il non uccidere, il rabbino Dovid Ben-Dori dice, giustamente, che non significa non uccidere. È una traduzione sbagliata. Significa non ammazzare con predeterminazione. Tant'è vero che questo rabbino scrive che sulla base di questa errata traduzione, cristiani ed ebrei sono stati caricati di sensi di colpa assolutamente ingiustificati. Lui dice uccidere in guerra, ma va benissimo. Non è proibito dai comandamenti. È che non devi uccidere il tuo vicino con premeditazione. Ma gli altri fuori, abbiamo letto prima, li abbiamo uccisi tutti come aveva ordinato Yahweh. Cioè è la violazione continua, costante dei comandamenti. Era all'interno che andavano applicati. Quindi se vogliamo riconoscere un merito alle chiese, diciamo così, possiamo riconoscere il merito di aver costruito un sistema etico partendo da quei comandamenti, ma nonostante ciò che c'è scritto nella Bibbia, non grazie a ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento. Perché l'Antico Testamento è la negazione, cioè li ha uccisi tutti come aveva ordinato Yahweh, non uccidere, e no, non uccidere valeva all'interno, non fuori. Fuori, siccome bisognava prendere i territori, bisognava massacrarli, perché quei territori bisognava prenderli. Questo è evidente, evidentissimo. Poi qualcuno dice, ah no, ma questa è un'allegoria, metafora, oppure, peggio ancora, io non so come si abbia il coraggio di fare affermazioni, sì, ah ma siccome era abitudine fare così, Dio si adeguava. Io non ce la faccio, cioè, siccome sono arrivato alla settima fetta, le spiegazioni da prima fetta non le voglio più. Non le voglio più. Me le hanno raccontate, non le voglio più. Pensate Dio che dice, ma siccome uccidono tutti, ma si uccido anch'io. Ma... Vabbè. Però lo dicono, non è una battuta. Anche perché, come si fa a spiegare una cosa del genere? Bisogna inventarne le spiegazioni. Cioè nel momento in cui si inventa che quello lì è Dio, bisogna inventare tutto. Perché la Bibbia è la negazione continua costante del fatto che quello lì sia Dio. È la negazione continua costante. Vabbè. Ripeto, Dio esiste, questo fa parte della fede, io dico che quel libro non parla di Dio. Ok? Per fortuna. Perché se quello fosse Dio saremmo molto, molto, molto malmessi. Ma molto. La Bibbia non parla di Dio, non parla dei mondi spirituali. Per esempio, l'Antico Testamento non parla degli angeli, intesi così come li intendiamo noi, cioè quelli che sono stati poi elaborati dalla teologia dei padri della Chiesa, che nel corso di alcuni secoli hanno elaborato la figura degli angeli, arrivando poi anche a dargli la luce, perché all'inizio non le avevano, e hanno andato qualche secolo dopo. Però all'inizio, questa è un'altra cosa molto interessante, gli stessi padri della Chiesa sapevano benissimo che i Malachim, cioè quegli individui che cui termine Malachim viene tradotto con angeli, perché in greco è angeloi, e il significato è giusto, cioè il significato è coloro che portano un messaggio, coloro che portano degli ordini, coloro che controllano che gli ordini vengano eseguiti, erano degli individui in carne ed ossa, assolutamente, e i padri della Chiesa lo sapevano molto bene. Così come lo sapevano gli ebrei, ad esempio, che vivevano nella comunità di Qumran. Perché, per esempio, nel trattato sulle Berakot, del Rotoli del Mar Morto, c'è scritto che le fanciulle, giovani, soprattutto quelle che avevano i capelli lunghi, che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti gli angeli, cioè i Malachim, si coprano i capelli a loro tutela, per non eccitare sessualmente i Malachim, perché quelli non andavano per il sottile, erano eccitati sessualmente dai capelli lunghi, e se vedevano una femmina che le eccitava sessualmente se la prendevano. Paolo nella prima lettera ai Corinzi scrive: le donne che partecipano alle assemblee
abbiano sul capo un segno, cioè quindi la copertura, non scrive mica per rispetto a Dio, scrive a motivo degli angeli, a motivo, non per rispetto, ma per causa degli angeli. Cioè, care fanciulle, tutelatevi, perché se ci sono quelli, meno li eccitate, meglio è. A vostro rischio e pericolo. Nella lettera agli ebrei, sempre Paolo dice, ricordatevi di praticare l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Talmente sono, alcuni di loro sono simili a noi, da essere indistinguibili. E quindi quando un estraneo vi chiede ospitalità, dategliela, perché non si sa mai, potrebbe essere uno di loro. Paolo, fondatore del cristianesimo. Tertulliano, nel De Virginibus Velandis, quindi uno dei padri della Chiesa, scrive esattamente questo. Le vergini che partecipano alle assemblee vadano col capo coperto per non eccitare sessualmente gli angeli. Studi condotti da un docente della facoltà di teologia di Torino, quindi della facoltà di teologia dell'Italia del Nord. Cioè nei primi secoli ancora si sapeva benissimo chi erano i malachiti, individui in carne ed ossa, pericolosi, nel senso che non andavano per il sottile. Un paio di passi nella Bibbia c'è scritto che ho incontrato uno di quelli là, sono ancora vivo. Non era tanto bello incontrare gli angioletti. Questo vale per i malachim. I cherubim, cioè i cherubini, ancora peggio. Mentre i malachim non erano le entità spirituali che poi sono stati fatti diventare, anche lì, ripeto, voglio essere chiaro, esistono gli angeli, benissimo, esistono gli angeli, esiste l'angelo, io non ho nulla da dire, nulla. Dico che i malachim della Bibbia non sono quegli angeli lì, punto. Dopodiché ci sono gli angelologi che studiano, sanno tutto gli angeli, benissimo. Quelli della Bibbia non sono quelli lì. I cherubini non solo non erano angeli, ma non erano neppure individui, i cherubini erano macchine. Lo dico consapevole di quello che dico. Infatti in uno dei libri ho dedicato due capitoli a questa cosa qui. Perché so bene che cosa significa dire, sapevo bene quando l'ho scritto cosa significa dire una roba del genere. Ma non ho dubbi. Erano macchine. Macchine sulle quali si viaggiava, perché dice la Bibbia che Yahweh sui cherubini stava seduto come si sta seduti a cavallo. E avevano dietro un sistema di ruote concentriche, di cui la più interna si chiamava Gilgal, che significa ruota fiammeggiante che turbina rapidamente. E Yahweh ci viaggiava stando seduto sopra, come si sta seduti a cavallo. E facevano rumore. E andavano in tutte le direzioni, senza che nel girarsi le ruote avessero bisogno di girarsi, come invece succede con i normali carri. Questo è scritto nella Bibbia. È scritto nel libro di Ezechiele. E la curiosità è che già tra i più importanti degli esegeti ebrei come Rashid Etruai, Moshe Ben Maimon, Ben Nachman dicevano che certi passi della Bibbia un maestro loro, quindi un rabbi loro, doveva nel corso della sua vita spiegarli a pochissimi discepoli, che doveva, come dire, scegliere con molta accuratezza tra quelli che lui riteneva essere in grado di capire e accettare, perché certi passi della Bibbia non dovevano essere spiegati a tutti. Uno di questi passi era proprio Ezechiele, uno di questi libri era proprio Ezechiele, perché Ezechiele è esplicito. Al Concilio di Trento, quindi siamo nel XVI secolo, quando è stato definito in via definitiva il canone cattolico, il vescovo di Aix-en-Provence, Monsignor Fiel, diceva, sì, cioè abbiamo definito tutto il canone, ma ci sono dei libri che non possiamo spiegare alla gente, come per esempio il libro di Ezechiele. Perché se uno glielo spiega alla gente, la gente poi capisce. E allora non bisogna spiegarglielo, non bisogna parlarne troppo. Cosa dice il libro di Ezechiele? Sulla
Kavod Roach. Allora, noi sappiamo che, questo lo dicono tutti, la lingua ebraica è una lingua polisemica, cioè ogni singolo termine, non tutti, ma insomma moltissimi, ha più di un significato. Quindi questa sarebbe la polisemia. Kavod viene tradotto con gloria, Ruach viene tradotto con spirito. E qui c'è un fenomeno curioso. La lingua ebraica è polisemica, ma in questo caso la polisemia finisce. Cioè, Kavod viene sempre tradotto con gloria e Ruach viene sempre tradotto con spirito. Kavod è una radice che significa pesante, Ruach è una radice che significa vento, cioè massa d'aria che si sposta. Ma dal punto di vista dottrinale, questa è stata fatta diventare la gloria di Dio e questo lo spirito. Un esempio di una lingua polisemica. Polisemica, secondo me, più polisemica dell'ebraico. L'italiano. L'italiano è più polisemico dell'ebraico. Solo che, mentre la polisemia dell'ebraico è uno degli strumenti che viene utilizzato per introdurre il concetto del mistero, pur di nascondere ciò che c'è scritto chiaramente, la lingua italiana, per fortuna, non viene usata per nessuna religione e quindi la polisemia dell'italiano è normalissima, la capiamo tutti. Così come, secondo me, la capivano tutti quelli che leggevano i testi in origine, prima che venissero coperti da uno strato spessissimo di mistero, appositamente. Allora, partiamo di qui, Kavod. Dov'è che compare Kavod? Compare nel passo in cui Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto e dice a Yahweh, intanto abbiamo già detto prima, gli chiede il nome, no? Cioè tu chi sei? Una domanda che non si fa a Dio ovviamente, no? Seconda cosa, gli dice, siccome appunto Yahweh gli prometteva di portarli alla conquista militare di quei territori, lui gli dice: io ho bisogno di vedere il tuo Kavod, proprio per capire che sei in grado di mantenere le tue promesse. Allora, intanto diciamo che è gloria, la gloria di Dio. Allora, nel momento in cui Mosè, guardando negli occhi Dio, gli dice: devo vedere il tuo Kavod, noi che siamo ignoranti, facciamo un semplice ragionamento da ignoranti. Vuol dire che guardando Dio non si vede la sua gloria, per vederla bisogna chiedergliela. È vero? Perché Mosè gliela chiede, gli dice: devo vedere la tua gloria. Il che vuol dire che Dio viaggia senza la sua gloria. Cioè non è qualcosa che lo caratterizza. Se voi leggete i passi dell'Esodo, non vi dico quali, leggetevi tutto l'Esodo perché è affascinante. Vedete che combinano per il mattino dopo. Quindi Dio dice a Mosè: la mia gloria te la faccio vedere domani mattina. Quindi la gloria bisogna prenotarla. E gli dice: se però quando io passo con la mia gloria, e quindi la gloria è una roba che passa, cioè va da un punto ad un altro, tu sei davanti e la guardi da davanti, tu muori. E Dio non può farci nulla. Quindi Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria. Gli dice: però, se quando io passo, tu ti nascondi dietro queste pietre e la guardi di dietro, dopo che è passata, non muore. Quindi la gloria di Dio la possiamo guardare di dietro. E gli dice: quando domani mattina io passo sull'altura con la mia gloria, tu fai in modo che sui versanti non ci sia nessuno, né uomo né animale, perché se si trova lì, muore. Quindi, e quelli che invece erano giù nella pianura sottostante, cioè tutto il resto del popolo, non subiscono nessuna conseguenza. Quindi, la gloria di Dio è qualcosa che non accompagna Dio. Bisogna chiedergliela per vederla, bisogna prenotarne la visione. Se la guardate davanti morite, Dio non può farci nulla. Se però vi mettete dietro delle pietre, le pietre fanno ciò che Dio non è in grado di fare. Cioè, vi proteggono dagli effetti della gloria. E voi la potete guardare di dietro. La gloria di Dio vi uccide entro un certo numero limitato di metri, oltre quei metri, cioè quelli che stavano giù in pianura, non vi uccide più. Questa è la gloria di Dio.
Quando io spiego che la gloria di Dio è il mezzo col quale Yahweh viaggiava, che era un mezzo che faceva rumore, molto rumore, e produceva vento di tempesta quando passava, c'è chi mi ha scritto: da nessuna parte nella Bibbia, contrariamente a ciò che dice Biglino, si dice che il Kavod sta in aria. Quindi il Kavod, secondo la dottrina, è la gloria di Dio, con tutte queste caratteristiche. Bene, facciamo un attimo un salto più avanti. Ruach. Ezechiele, nel primo capitolo del suo libro, dice che un giorno era sulle rive del fiume Chebar e vede arrivare da nord il Ruach degli Elohim, che produce un forte vento di tempesta. Quindi, il Ruach degli Elohim arriva da nord, e se è lo spirito di Dio, di nuovo, dobbiamo prendere atto che siccome arriva da nord, lo spirito di Dio non è né a est, né a sud, né a ovest, no? Perché sta percorrendo una direzione e in quella direzione produce un forte vento di tempesta. Sempre in quel passo, Ezechiele dice che il Ruach degli Elohim è come il Kavod di Yahweh. È come il Kavod di Yahweh. Poi dice che dal Ruach degli Elohim si staccano quattro cose sotto, che lui chiama Hayot, che vuol dire le cose viventi, cioè che sono cose, si chiamano viventi perché si muovono di moto autonomo in tutte le direzioni, zizzagando, veloci, eccetera. È lì che dice che si girano senza necessità che le ruote si girino, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si staccano queste quattro cose qui che viaggiano per conto loro. Va bene. Poi andiamo avanti nei capitoli di Ezechiele. Si dice che a un certo punto lui viene preso da un Ruach degli Elohim, sollevato, e dice che quando è dentro il Ruach degli Elohim, quindi viene preso da questo Ruach, e poi scrive Ezechiele 3:12-14: e ho udito dietro di me suono di terremoto grande prodotto dal Kavod mentre si alza da terra. Allora lui sale dentro un Ruach degli Elohim, quando è dentro sente dietro un rumore di terremoto molto forte prodotto dal Kavod mentre si alza da terra. Il che vuol dire che se è la gloria di Dio, oltre a tutte le caratteristiche di prima, dobbiamo aggiungere il fatto che se ce l'avete dietro la schiena non la vedete, ma se per caso decide di alzarsi la terra sentite il casino che fa. Questo è scritto nella Bibbia. E questi sono quei libri che, appunto, loro dicevano è meglio non spiegarli troppo, perché altrimenti poi si rischia di capirlo. Allora, questa roba qui dice questo è come questo. Tutte e due viaggiano in alto, tutte e due fanno rumore, tutte e due producono vento di tempesta, su tutte e due si può salire, su questo sale, e Ezechiele viene portato su una città, che viene normalmente intesa come Gerusalemme, ma non è detto. Allora arrivano nel centro, dove ci sarebbe il, diciamo, la dimora di quelli lì, c'è un cortile. Quando arriva sul cortile, da questo si staccano delle robe che scendono nel cortile. E poi questo va invece nella parte più interna, fa delle cose, e poi ritorna sulla verticale di queste cose che si sono staccate. Queste cose, dice Ezechiele, sollevano le ali, si riportano sotto il Ruach e poi assieme ripartono e vanno fuori dalla città. Ed Ezechiele dice che quelle cose lì che sono scese nel cortile, quelli che erano fuori dal cortile, siccome era divisi da un muro, non le potevano vedere, ma sentivano il rumore che faceva. Cioè, allora, siccome quelle cose lì sono scese lì e avevano i motori accesi, quelli che erano fuori non li vedevano, ma li sentivano. Ed Ezechiele dice, e lì capì che le Hayot, cioè quelle quattro cose che avevo visto sulle rive del fiume Chebar, sono i Cherubim, cioè i cherubini.
E se leggiamo i rotoli del Mar Morto negli studi del professor Luigi Moraldi, uno dei grandi esperti dei rotoli del Mar Morto, lui non solo, lui ci dice che, mettendoli in parallelo con il libro ebraico di Enoch, sono descritti 23 tipi di carri celesti. 23 tipi di carri celesti. E dice che quando nelle traduzioni si parla della brezza dello del ruach degli Elohim, in realtà c'è scritto è il vento prodotto dall'oggetto volante degli Elohim. E si dice che quando i cherubini cantavano la gloria del ruach, in realtà era il rumore fatto dai cherubini, che poi la teologia trasforma in un canto di gloria. Ma sono macchine. C'è una parte dell'esegesi ebraica che non mi ama tanto, diciamola eufemisticamente. In uno dei loro siti, dove si è scritto moltissimo contro di me, scrivono, tra le altre cose, su varie cose Mauro ha ragione, la Bibbia, come gli afferma, non è un libro di religione. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Io ho parlato prima dell'ingegneria genetica. Il termine ebraico malach, cioè angelo, tradotto in italiano con angelo, ha spesso come soggetto gli esseri umani comuni. I cherubini, è noto agli ebrei attraverso il Talmud, che erano degli oggetti meccanici, una specie di robot che servivano a eccetera eccetera eccetera. Questi scrivono di saperlo da sempre. Gli dà fastidio che lo scriva io. Io in uno dei libri ho dedicato un capitolo intero a documentare come Satana non esista nell'Antico Testamento. Vi ho detto prima come hanno inventato i nomi dei demoni, no? Il capitolo sul Satan, questo esegeta si chiama Abraham, il capitolo sul Satan, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli faccio i miei migliori complimenti. Io avevo analizzato il miracolo tecnologico di Elia e loro scrivono che tutti i miracoli descritti nella Bibbia sono di origine tecnologica, cioè non esistono i miracoli intesi come intervento del soprannaturale. Per me è evidentissimo, cioè non ho dubbi su queste cose qui, come vi ho detto dall'inizio, non ho dubbi sul fatto che la Bibbia non parli dei mondi spirituali, non parli di Dio. Quindi tutto ciò che racconta è estremamente concreto. Estremamente concreto. Ovviamente noi facciamo finta che sia vero ciò che ci racconta, perché facciamo finta che sia vero. Così come... Cioè, fare finta che sia vero significa fare finta che loro, quando ci hanno raccontato quella cosa, ci abbiano voluto raccontare veramente quella e non un'altra. Poi io non so dirvi se quella cosa che ci hanno raccontato è vera, perché ovviamente non lo posso sapere. Quindi che cosa faccio io? Io racconto ciò che c'è scritto in quel libro, che sarebbe come dire che se io traduco Pinocchio per gli esquimesi, agli esquimesi dirò, in quel libro c'è scritto che quel bambino è stato fatto partendo dal legno. E magari ci sarà il saggio esquimese che mi dice, ah no, tu vuoi farci credere che i bambini si fanno partendo dal legno. No, io non mi occupo di come si fanno i bambini, non me lo ricordo neanche più, di come si fanno i bambini. Vi dico che in quel libro c'è scritto che quel bambino è stato fatto partendo dal legno. Come si fanno i bambini? Ve lo spiegano altri. È chiaro il concetto? Ve lo spiegano i detentori della verità. Io non lo sono. Io racconto un libro. E vi dico, in quel libro c'è scritto questo. Allora, perché dico che stranamente qui il discorso della polisemia scompare? Perché ovviamente in una visione teologica questo deve significare sempre spirito. Ma facciamo un esempio in italiano, tanto per capirci, come in realtà nella Bibbia ruach può significare sia spirito, sia oggetto volante che produce vento di tempesta. Io ieri
ero un po' giù di morale, avevo bisogno di risollevarmi lo spirito. Quindi sono andato a trovare un mio amico che è una persona molto divertente, insomma molto comica, cioè è veramente un uomo di spirito, due significati diversi. Lui ha una passione, gli piace distillare lo spirito dalle minacce, la grappa. Io mi sono ricordato che l'estate scorsa, quando c'erano le prugne mature, le ho messe via sotto spirito, alcol a 95 gradi. Lui gioca a calcetto ed è molto apprezzato perché sa creare lo spirito di squadra. Vicino a casa sua c'è una costruzione del 1700 che si dice essere popolata da spiriti. Allora, io ho usato spirito 6 volte con 6 significati diversi. Avete avuto dei dubbi nel capire a che cosa mi riferivo? No. Questa è la polisemia. Allora, nel momento in cui io racconto che questa roba qui si solleva da terra, fa rumore, eccetera, eccetera, vuol dire una cosa, è grappa. Nel momento in cui racconto un'altra cosa, vuol dire che il mio morale era giù. Quindi, un conto è la grappa, un conto... E che cos'è che me lo spiega? Il contesto. Perché dal punto di vista filologico, è un po' esattamente il discorso che abbiamo fatto con gli Elohim. Noi possiamo discutere per secoli sul fatto che Elohim sia singolare o plurale. E chi vorrà dire che è singolare, dirà sempre che è singolare. Perché inventerà mille regole grammaticali per dire che è singolare. Il fatto è che la Bibbia ci dice persino i nomi degli altri. Quindi se vogliamo considerare che ognuno di loro era singolare, benissimo, ma nel momento in cui abbiamo 3 nomi, 3 non è più singolare, no? È plurale. Allora voglio dire, al di là di ciò, delle discussioni filologiche, la Bibbia ci dice chiaramente come stanno le cose, come qui. Quando questa roba qui viaggia fa rumore, quando si alza da terra fa rumore, se ce l'avete dietro la schiena, sentite il rumore dietro la schiena. Dopodiché, se uno vuol pensare che dietro la schiena c'è lo spirito di Dio che fa rumore, libero di farlo. Ma diciamo ciò che c'è scritto nella Bibbia, però. Perché altrimenti, veramente, dimentichiamo tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia e ci costruiamo un'altra cosa. Tant'è che, se avessi tempo, ovviamente, non ce l'ho perché non riesco neanche in questo momento a iniziare il nuovo libro che devo scrivere, che non ho più vita privata, e cioè se io mi chiudessi 3 mesi con dei teologi, quindi io e loro soltanto, mettiamo la Bibbia qui e l'Iliade qui, e io leggo i passi della Bibbia e mi faccio dare da loro le categorie esegetiche che loro applicano alla Bibbia e io le applico all'Iliade, io costruisco in 3 mesi il monoteismo omerico senza mettere in discussione nulla di ciò che dicono. Cioè, al termine Elohim applichi quella categoria esegetica, io la applico al termine Teoi. Ai carri celesti di cui parla la Bibbia tu applichi la categoria, io la applico ai carri dell'Iliade e dell'Odissea. Alle caratteristiche, al fumo degli Elohim tu applichi, io le applico al fumo del... e tiro fuori il monoteismo omerico. Si può fare lo stesso anche con l'epopea del Gilgamesh, uguale, con la stessa dignità, alla fine tiro fuori la stessa religione. Per fortuna mai a nessuno è venuto in mente di ricavare una religione dai poemi omerici, ma sarebbe assolutamente uguale, incontestabile, come è virtualmente sarebbe virtualmente incontestabile la religione che hanno tirato fuori dalla Bibbia, uguale. Abbiamo detto qui dei carri che fanno rumore. Chi ha studiato l'Iliade e l'Odissea, magari al liceo o cose del genere, ricorderà le traduzioni. Le traduzioni che, siccome l'Iliade e l'Odissea sono poemi epici, quindi di pura fantasia, no? Vengono tradotti in forma poetica, epica, anche quelle. Quindi, per esempio, si dice che i carri dei Teoi erano trainati da cavalli altonitrenti. Il fatto che in greco non c'è scritto altonitrenti. C'è scritto psi e ches, che vuol dire in alto rumorosi, non alto nitrenti, fanno rumore in alto, come questi, uguali. Per fortuna Heinrich Schliemann, il commerciante tedesco che ha, diciamo, ufficialmente scoperto Troia, poi vabbè, lasciamo stare che Troia sia lì o sia su in Danimarca, secondo altre teorie, non mi interessa. Lui ha fatto finta che l'Iliade fosse un racconto vero. E sappiamo cosa ha scoperto. In Turchia,
sappiamo che cosa ha scoperto Micene. Bene, facciamo finta che la Bibbia sia un racconto vero. Scopriamo un sacco di cose, senza bisogno di inventare nulla. Nell'Iliade c'è scritto che Efesto, quello di loro che si occupava della lavorazione dei metalli, era zoppo. E quindi per camminare si faceva accompagnare da due ancelle. Tutti i capi greci avevano tutte le loro ancelle. Di queste due, che accompagnavano quello lì, si dice che avevano dentro il pensiero e la parola. E uno dice, vabbè, è ovvio, no? Che hanno dentro il pensiero e la parola, sono due ancelle. Pensano e parlano. Avevano la pelle come l'oro, cioè lucentezza metallica, e la descrizione finisce così. Erano in tutto uguali a fanciulle vive. Ecco perché si dice che avevano dentro il pensiero e la parola. Perché non erano fanciulle vive. E quindi stupiva il fatto che avessero dentro il pensiero e la parola. Non erano fanciulle vive, però erano in tutto uguali. Efesto, sempre lui, costruiva dei tripodi, cioè questi tavolinetti che servivano quando facevano i banchetti, come le famose ecatombe di cui vi dicevo prima, in cui facevano uccidere decine e decine, anzi centinaia di animali, per cui parte mangiavano, parte li bruciavano per il fumo. Costruivano dei tripodi dotati di ruote grazie alle quali da soli andavano dove dovevano andare e da soli, finito il servizio, tornavano a immagazzinarsi. Facciamo finta che sia vero? Cosa ci costa? Fare finta non costa nulla, però ci può portare molto lontano. Quando i greci, c'era un momento in cui stavano per soccombere, diciamo attaccati dai troiani che stavano quasi per arrivare a distruggere le navi dei greci, allora Poseidone, il signore dell'acqua, cioè il corrispettivo greco di Enki sumero accadico, sente il bisogno, che combatteva dalla parte dei greci contro i troiani, esattamente come questi qui, no? O ciascuno aveva il suo popolo e si combatte uguale, anche in questo, assolutamente uguale, non c'è bisogno di inventare nulla. Sente il bisogno di andare a incitare i suoi. Allora si traveste da Calcante e va sulla spiaggia e quindi arringa i greci, no? Dice, cioè li spinge a combattere per difendere le navi. Finita l'arringa, si gira e se ne va camminando. Aiaceo Ileo lo guarda e dice: ma quello non è Calcante. Dalle orme dei piedi e dalle gambe ho capito che è uno dei teori, sono riconoscibili i teori. Cioè, dalle orme che lasciava nella sabbia, ha capito che non era uno di loro, ma che era uno di quelli là. Bella questa annotazione, eh? Molto bella, perché è tranquilla, lineare, non c'è bisogno di inventare nulla. Quando si parla, libro sesto, ottavo dell'Odissea, di Ulisse che naufraga nella terra dei Feaci, Feaci erano governati da un re che si chiamava Alcinoo. E dice l'Odissea che Alcinoo era discendente di sangue di Poseidone. Esattamente come nella Bibbia, nel capitolo sesto della Genesi, si dice che i figli degli Elohim videro che le femmine Adam erano appetibili e se ne presero come compagne quante ne vollero e fecero con loro dei figli, cioè di mezzo sangue, che si chiamano Giborim nella Bibbia. Lo stesso ci raccontano l'Elia dell'Odissea. Tutte le stesse cose ci raccontano, tutte le stesse cose. Io non a caso ho scelto l'Iliade dell'Odissea, sapendo che aumenterà la schiera dei nemici tra i grecisti e i classicisti, ma pazienza, 100 più, 100 meno non mi cambia più la vita. Perché fare questi raffronti con il Mahabharata è persino troppo facile, là la cosa è talmente... Invece qui sono i classici poemi intesi come opere di fantasia poetica, no? Proviamo a far finta anche in quelli, vediamo che ci racconta le stesse cose. Allora, Alcinoo aveva avuto in dotazione, in regalo dal suo grande capo Poseidone, delle navi che viaggiavano, dice l'Odissea, senza Kubernetes, da cui deriva cibernetica, senza il timoniere, perché conoscevano da sole la rotta, non si perdevano mai, viaggiavano velocissime sia sopra che sotto l'acqua. E Poseidone aveva detto, però queste navi le usate soltanto per voi, cioè non le mettete a disposizione di nessuno. Siccome Alcinoo ne mette a disposizione una per Ulisse per portarlo a Itaca, Poseidone si arrabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Alcinoo aveva un giardino
guarda caso, un giardino recintato e protetto, dove coltivava ogni sorta di albero da frutto e, dice l'Odissea, producevano continuamente estate e inverno. Mentre da un albero si raccoglievano i frutti, sugli altri si stavano nascendo i fiori. Mentre da alcuni filari di vite già si pigiava per ottenere il vino, da altre parti, su altri filari, stavano nascendo i primi grappoli. Cioè un giardino a produzione forzata, che richiama esattamente il Gan Eden biblico. Cioè, se questi avevano questo tipo di tecnologie, le applicavano ovunque andassero. E quindi il giardino di Alcinò, a me ovviamente, ricorda moltissimo il Gan Eden biblico. Un laboratorio di produzione di vegetali e di allevamento di animali. E anche questo giardino di Alcinò era recintato e protetto, esattamente come quello biblico. Cioè ci sono, e infatti nel nuovo lavoro metterò tutta la serie di queste cose qui, per far capire come in realtà tutti ci raccontassero la stessa storia. Ovviamente con nomi diversi, perché ovviamente con strumenti linguistici, concettuali e culturali diversi, ma la storia è uguale per tutti. Le caratteristiche di questi qui sono uguali alle caratteristiche dei teori, sono uguali alle caratteristiche degli eroi, persino le esigenze di annusare il fumo. Cioè che è una roba veramente incredibile. Cioè, secondo me non si può inventare una roba del genere, soprattutto non si possono inventare popoli diversi, che inventano combinazione proprio quella cosa lì. Quindi se facciamo finta e continuiamo a fare finta, secondo me andiamo molto avanti. Dopodiché, ovviamente, facendo finta possiamo imbucare delle strade che non portano da nessuna parte e le chiudiamo, ma sicuramente invece ne apriamo altre che ci possono portare molto 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 lontano e che sono quindi molto molto interessanti da seguire. Domande? Ma da cosa deriva poi lo scopo per cui costoro erano qui? Non lo so. Questo non lo so. Da dove vengono? Perché erano qui? Questo non lo so. Nel senso che non mi spingo con ipotesi oltre a quello che poi bisognerebbe lavorare di fare. Cioè, conosco le tesi di Sitchin, eccetera, eccetera, però non, come dire, non me ne occupo. L'unica cosa è che in uno dei libri ho parlato dei Nefilim. I Nefilim sono quelli che nella Bibbia vengono sempre considerati come i giganti, e già nella Bibbia greca di fatto sono indicati come i gigantes, cioè i giganti. E la Bibbia, capitolo 6 della Genesi, dice che quando i maschietti Elohim si univano con le femmine Adam, sulla terra c'erano i Nefilim, ma non che sono i figli sono i Giborim, che vuol dire uomini forti, uomini potenti, uomini famosi, essendo mezzo sangue. C'erano i Nefilim, i giganti. Sul Nefilim anche lì ci sono delle discussioni che vanno avanti da un sacco di tempo, a partire dall'interpretazione di Zaccaria Sitchin, che dice appunto, derivante dal verbo nafal, significa quelli che sono scesi, quelli che sono caduti, quindi i caduti dall'alto, scesi dall'alto. Altri gli contestano questa interpretazione, perché dicono vabbè, dovrebbe essere, se fossero caduti come passivo dovrebbe essere vocalizzato come nofelim, insomma vabbè, lasciamo stare tutte queste cose qui. Allora c'è una cosa curiosa che io ho scritto in uno dei libri, della quale non ho mai letto nulla da nessuna parte. Nefilim è di nuovo un termine plurale, la desinenza è quella del plurale. Il singolare di quella parola lì in aramaico ha un solo significato. Nefilah significa costellazione di Orione, solo quello. Cioè Nefilah indica costellazione di Orione. Se Nefilim fosse plurale, se qualcuno avrà voglia di approfondire. Tra l'altro arrivo subito, finisco soltanto un concetto, perché il termine greco scrive il professor Miguel de Unamuno, era docente di filologia classica all'Università di Salamanca e preside dell'Università di Salamanca, dice che in origine non era un sostantivo, era un aggettivo. Poi è stato fatto diventare sostantivo con l'aggiunta dell'articolo oi. Era un aggettivo che identificava le caratteristiche di certi individui.
Allora, la radice teaomai, radice verbale greca, significa osservare. In greco antico il termine teoria, tra gli altri significati, ha gruppo di individui inviati ad osservare. Non ipotesi teorica come la intendiamo noi. Gruppo di individui inviati ad osservare. Chi studia i racconti sumero-accadici sa quante volte compaia la figura dei guardiani, dei vigilanti, degli osservanti. Ecco, allora questa roba qui, combinazione di nuovo, ci rimanda a quel concetto lì. Tenendo presente che la radice indoeuropea di e in sanscrito diati significano slanciarsi velocemente verso l'alto, volare. Non lo so, cioè io dico continuiamo a fare finta, ma continuiamo a fare finta, perché stiamo mettendo assieme tutta una serie di concetti che ci rimandano a caratteristiche ben precise, cioè degli osservanti, dei vigilanti che volavano, eccetera. Poi possiamo anche chiudere gli occhi e metterci dei prosciuttoni, ma insomma a un certo punto, quando uno arriva alla settima, chiedo scusa, ma c'era prima una mano qui. Io scusa, mi pare di aver letto che un esempio di rappresentazione di Kavod sia stato proprio ritrovato in Turchia, giusto? Quella è la statuetta di Topakale. Ah. Statuetta di Topakale. Che alcuni dicono essere un falso, altri dicono che è falso il tentativo di dimostrare che è falsa. Per cui non lo so, certo che quella statuetta lì è la rappresentazione tipica di un cherubino, di un'astronave con, proprio di un cherubino, sì, perché è fatta così. Con tre ruote dietro e qui c'è uno seduto con una tuta da astronauta. Sì. Allora, sospendiamo il giudizio, no? Perché diciamo potrebbe essere falsa. Ce n'è un'altra che invece quella lì di sicuro non è falsa, che è l'uomo di Palenque. Quella lì di sicuro non è falsa. L'uomo di Palenque è un altro seduto dentro una roba, un oggetto monoposto, con dietro addirittura le fiamme, esattamente come per la descrizione dei cherubini. Sud America, sì. Principe Pakal. Prego. Posso? Sì. Se nelle tue traduzioni ti sei mai imbattuto nella classica domanda, facendo finta che veramente noi siamo frutto di ingegneria genetica di questi, che sono venuti praticamente da un altro pianeta o da qualsiasi altro luogo, loro avevano una religione, un loro Dio, o quantomeno è stato mai citato in qualche nella Bibbia? No. Nella Bibbia no. Cioè per capire che... Nella Bibbia si ferma tutto qui. Chi ha creato loro? Cioè, ah beh, questa è la domanda delle domande. È la domanda delle domande. Però se mai... A questa risponde la fede. Se mai qualcuno ha mai tradotto questo? No. C'è qualche riferimento a... No. Anche solo come indizio? No. Quindi a questa risponde la fede, ovviamente. Perché poi chi è il creatore primo? Patrick. Cioè ognuno poi si elabora la... Arrivo, eh? Ognuno poi si elabora la sua. In particolare la Bibbia poi ci racconta del rapporto tra quel popolo e quello lì, addirittura soltanto, cioè quello lì, Yahweh, no? Se poi noi leggiamo ciò che altri popoli ci dicono del complesso di quelli lì, allora è ovvio che ci accorgiamo che mentre lui era un Ish Milchama, cioè un uomo di guerra, quindi uno che faceva guerra e basta, altri popoli avevano invece, come dire, quelli che si occupavano di musica, di letteratura, di scrittura, di cultura, cioè come dire, avevano i loro Aristotele o Platone o quel che era, perché ovviamente era un popolo, quindi con tutte le differenze individuali, chiedo scusa ma c'era prima una mano alzata laggiù, tutte le differenze individuali per esempio che ci sono tra di noi, no? Quindi c'è tutte le differenze individuali ci sono tra di noi, però indicazioni su un credo no. Tra l'altro c'è qui un'altra cosa interessante, che ve la leggo perché è importante sapere chi è che la scrive, perché intanto vi prendo degli appunti. Il professor Maximiliano Garcia Cordero, che è professore di esegesi dell'Antico Testamento e di Teologia Biblica all'Università Pontificia, scrive: nella panoramica dell'Antico Testamento a malapena traspaiono le preoccupazioni nettamente spiritualistiche. A malapena traspaiono.
che è un modo, siccome lo scrive su un'enciclopedia cattolica della Bibbia, è un modo elegante per dire non ci sono. No? La giustizia retributiva divina deve esercitarsi in questa vita, e questo è chiarissimo nella Bibbia. Cioè il premio e la punizione viene tutto qui, dopo. Non che non c'è, la Bibbia non ne parla, non se ne sa. Dice, la spiritualizzazione delle promesse divine si fa più profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586 avanti Cristo, cioè quando arrivano i babilonesi e dicono adesso basta, stop, qui governiamo noi, se li pigliano, se li portano via, eccetera. E dice che quindi questa catastrofe nazionale fa sì che gli spiriti eletti si ripieghino su di sé, cercando una interpretazione spirituale alle antiche promesse. Cioè, lui ha fatto delle promesse che riguardavano il qui ed ora, cioè se voi mi seguite io vi do quella terra, se non vi seguite vi ammazzo. Punto. Tutto finisce qui. Quando poi hanno capito che di quelle promesse lì proprio non ce n'era più neanche l'ombra, hanno cominciato a spiritualizzarle e a trasferirle in altri. Prego. Don Guido Bortoluzzi va molto più avanti di me. Allora, per chi non lo sa, Don Guido Bortoluzzi era un... non so se vuole raccontarlo lei o racconto io lo stesso. Faccio io? Come vuole, eh? Così mi riposo. No, vabbè. Era un sacerdote del nord-est dell'Italia che, lui dice, per 6 anni ha avuto rivelazioni direttamente dall'alto. E siccome però era molto cioè, rispettoso dell'obbedienza, il vescovo gli ha detto tu taci, e lui ha taciuto, però ha tenuto gli appunti di queste rivelazioni che sono state pubblicate dopo la sua morte. In queste rivelazioni, in sostanza, lui dice che il boss gli ha detto tu hai studiato la Bibbia, eccetera, ma io ti dico delle cose in più. Tant'è che Don Guido Bortoluzzi, da questo punto di vista, va più avanti di me, perché io mi fermo alla Bibbia, lui è andato più avanti. E allora lui dice chiaramente, la produzione di Adamo ed Eva è una produzione di ingegneria genetica. Dice però, lui ipotizza, non ipotizza, così gli viene raccontato e così scrive, che lui parla della donna intermedia, cioè della cosiddetta femmina ponte, che sarebbe Lilith. Femmina ponte perché? Perché i primati, cioè i nostri cugini scimmiette, hanno 48 cromosomi, noi ne abbiamo 46. E questa cosa qui, questo salto in natura non può avvenire perché la specie scompare, non è che esista la possibilità. Allora c'è la necessità di un passaggio intermedio. E quindi lui dice Lilith è la femmina ponte, quella che ha garantito e reso possibile il passaggio tra quelli là, insomma i nostri progenitori, e l'uomo con i 46 cromosomi. E dice che ad esempio una colpa di Adamo è stato che anche dopo che gli hanno fatto Eva è stato quello di unirsi sessualmente, ricordo bene perché l'ho letto anni fa, ricordo bene? Proprio tanti anni fa l'ho letto. È stato di unirsi sessualmente con Lilith e aver prodotto Caino. E Caino dice che era geloso di Abele perché lui era peloso e invece Abele era geneticamente più puro. E quindi uno dei motivi della lotta di contrasto tra Caino e Abele era questo, che Caino era geloso di Abele perché Abele era geneticamente più puro, invece lui era ancora imbastardito con, diciamo, la femmina ponte che era ancora pelosa. Quindi questo Don Guido Bortoluzzi in questo senso va molto più avanti di me da questo punto di vista. Non so se c'era altro che voleva mettere in rilievo. Ah beh, sì, ok, poi lì entriamo nella storia della Chiesa, nella storia della... No, io mi fermerei al discorso biblico, per poi lui procede nella storia della salvezza, ovviamente. Esatto. No, dunque, c'era prima un'altra mano che si era alzata qui in mezzo, lui. No, qui. Poi arrivo, eh? Alta voce perché devo sentire tutto. Io non riesco a non fare a meno di non riuscire a non legare gli studi che ha fatto lei con gli scritti, gli studi che ha fatto Sitchin, nel senso,
quello che io penso, io personalmente, poi se sbaglio mi corregga oppure mi dico il suo punto di vista, ma la Bibbia come è un riassunto di ciò che hanno scritto i Sumeri anticamente? È un riassunto? Sì. Cioè tutte le... diciamo, i racconti fondanti dell'Antico Testamento sono una rielaborazione fatta da quel popolo dei racconti sumero-accadici, cioè non sono il loro prodotto originale. Questo lo scrivono anche i rabbini. Per Rabbinical Assembly lo scrivono chiaramente. Dicono quei racconti lì non hanno avuto origine in Palestina, cioè li hanno presi da altri posti. In particolare li hanno presi dai popoli sumero-accadici e dai racconti fenici. Com'è? Abramo era probabilmente un sumero, quindi esattamente. E quindi tant'è che appunto in queste quella mail che vi ho letto all'inizio, sempre col dottor Robert Wessler mi scrive che Abramo, qualora fosse esistito, probabilmente parlava una primitiva forma di accadico, che era la prima lingua semitica dopo il sumero, quindi quando si è fermato esattamente. E quindi quei racconti arrivano di lì. Per questo motivo, secondo me, hanno più probabilità di essere veri, perché quei racconti lì, in origine, non erano viziati dal pensiero teologico, erano dei racconti. Quindi quella parte lì è quella che ha più probabilità di essere vera. Tant'è che in questo libro qui, che si intitola Non c'è creazione nella Bibbia, le 80 pagine, cioè il titolo prende origine dalle ultime 80 pagine, dove, diciamo, senza presunzione, tento di documentare, diciamo così, che la Bibbia non solo non parla di Dio, ma non parla pure di creazione, neppure nel primo versetto della Genesi. Sapete, in principio Dio creò i cieli e la terra? No. Lì c'è scritto, in principio gli Elohim hanno fatto delle cose. In particolare, sono arrivati, quando si sono scelti il posto dove installarsi, si sono creati una riserva d'acqua, hanno costruito una diga, hanno bonificato il territorio, quindi la Genesi ci racconta quella roba lì, non la creazione. Anche perché il termine ebraico bara, la radice ebraica, la radice semitica, bara non significa mai creare, tantomeno creare dal nulla. Cioè il concetto della non esiste, non esiste, è un'elaborazione teologica. Quindi il racconto della Genesi a partire dal primo versetto è il racconto degli interventi che questi hanno fatto per rendersi per loro vivibile quel territorio. Che poi trova tutta una successione di cose che gli spiego, come ad esempio quando decidono di ammazzare tutti quelli che stanno sotto e quindi aprono le saracinesche della diga e allagano tutto, e nei racconti sumero-accadici, per venire quindi alla sua domanda, si dice che quegli altri hanno aperto gli argini, cioè hanno spaccato gli argini e hanno fatto defluire l'acqua, e la Bibbia ci dice che hanno aperto le saracinesche della diga e hanno fatto defluire l'acqua uccidendo tutti quelli che stavano lì sotto. Quindi insomma la storia è proprio completamente diversa. La domanda laggiù. Io mi sono sempre chiesto come un millennio fa, che sembra che siano ancora più retrogradate, delle costruzioni molto complesse, faccio un esempio, la piramide di Cheo, potessero essere state costruite da popoli, da uomini all'epoca che era raccolto. C'è un nesso tra queste opere rispetto a queste storie? Sì, il nesso secondo me c'è. Come? Il problema è che, parlando da un punto di vista biblico, la Bibbia è estremamente stringata, poi come ho detto prima, no, ci sono 11 libri che sono ufficialmente scomparsi, perché la Bibbia da un certo punto in avanti è stata fatta diventare esclusivamente il libro di quel popolo, del rapporto di quel popolo con quello lì, che poi con l'introduzione del concetto del monoteismo è stato fatto diventare il Dio, che doveva essere il Dio universale di tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quel racconto lì non è altro che un piccolissimo pezzettino della storia. No, parlando delle piramidi egizie, tutte quelle che hanno fatto dopo sono dei miseri tentativi di imitare un qualcosa che era lì e che loro vedevano, ma quelle fatte molto prima sono ancora lì, le altre stanno cadendo tutte perché non erano capaci a farle così. Questo mi pare assolutamente, assolutamente evidente, anche se poi, vabbè, ovviamente, no, a partire da Zaki Awas in poi si cerca di negare per dire che, però insomma la cosa è evidente. Voglio dire, Baalbek,
sì. Pumapunku, cioè Tiahuanaco, cioè io veramente Baalbek, io lo dico sorridendo, ma vorrei mettere lì 10.000 archeologi a tirare quei massi su dei tronchi di legno con le corde, ma cioè, però mi metto a frustarmi se non ce la fanno, perché siccome mi dicono che l'hanno fatto così, lo facciano lì lo facciano a 5 km sono le cave, cioè lo facciano, tirino quei sassi squadrati così da 1.900 tonnellate l'uno in quel territorio lì e posizionati, lo facciano, se lo fanno io ci credo. Ma ne mettiamo 10.000 a tirarli, faccio per dire. Ricordo questi guardiani che arrivavano, ascoltando e leggendo il libro di un ricercatore come lei, ne parla, però non come provenienti da fuori, ma come civiltà molto più evolute, provenienti sempre dal pianeta. Sì, sì, lo so. Volevo sapere la sua... Sì, allora, io ritengo più probabile che arrivino di fuori, perché per esempio c'è una tavoletta su Mero Calica, la NBC 11108, che ci dice espressamente che quando gli Anun ancora non circolavano sulla Terra, avevano una dimora celeste priva di vegetazione. Quindi in questa tavoletta sumero-accadica, non tradotta dagli alternativi, ma tradotta da Van Dyck, Römer, Kramer e Pettinato, grazie, grazie al suggerimento, quindi tradotta da quattro sumerologi al top della sumerologia mondiale, ci dice che quando quelli lì ancora non circolavano qui, stavano su in alto, in una dimora celeste, priva di vegetazione. Dei figli delle stelle ci parlano di nuovo i popoli di tutti i continenti della Terra, quindi diciamo che si parla sempre di quelli lì. Questo discorso qui è collegato spesso al discorso di Atlantide, che è una cosa che mi stupisce tantissimo, perché Atlantide ci arriva come concetto da Platone, Timeo e il Critia, e io non ho mai capito perché quando si sostiene l'esistenza possibilissima, attenzione, della civiltà di Atlantide, si attribuisce a questa civiltà tutta una serie di caratteristiche straordinarie, ma si dimentica, non so se voluto, non lo so, non riesco a capire, ciò che chiaramente scrive Platone, ma non in altri libri, nelle stesse righe in cui parla di Atlantide. Quando Platone ci dice che i sacerdoti della città egizia di Sais raccontano a Solone la vicenda di Atlantide, poi da Solone arriva a Platone, si dice anche che i sacerdoti della civiltà egizia dicono a Solone: ma voi, ateniesi, avevate una civiltà di gran lunga superiore a quella di Atlantide. Tant'è che c'è scritto lì che quando gli Atlantidei hanno cercato di conquistare militarmente il Mediterraneo orientale, quindi le coste, voi ateniesi le avete fermate militarmente. Cioè lì Platone dice chiaramente che la civiltà ateniese era superiore a quella di Atlantide, e dice: dopo che voi li avete fermati militarmente è arrivato quel cataclisma che ha sommerso Atlantide e l'ha fatta scomparire. Ma allora, se facciamo finta che Platone abbia raccontato una storia vera, perché ci dimentichiamo che Atene era superiore ad Atlantide? Però è scritto lì. Nel Atene la civiltà del resto. No, non esclude. Ma Atlantide viene caricata di un mistero stranissimo, ma si dimentica sempre che allora, se vogliamo parlare di una grande civiltà prediluviana, non dobbiamo parlare di Atlantide, dobbiamo parlare di Atene, perché era, per leggi, cultura e forza militare, di gran lunga superiore ad Atlantide. Questo lo dice Platone dove parla di Atlantide. Questa è una cosa che io non ho mai capito, perché tutti i sostenitori della civiltà di Atlantide non dicono mai questa cosa qui, che pure è lì scritta chiarissima. Allora, vogliamo parlare di una grande civiltà prediluviana, parliamo di Atene, perché era superiore, non perché Atlantide non vada bene, ma perché Platone dice che Atene era superiore ad Atlantide. Allora, se diamo credito a Platone, gli diamo credito in tutto, compreso il fatto che Atene era superiore ad Atlantide. Quindi se Atlantide aveva quei poteri, quali che fossero, Atene ne aveva di più. Non lo so, è una cosa che mi è sempre stupito. Comunque è tutto possibile, cioè c'è chi parla di civiltà terrestre, c'è chi parla di, non di extraterrestri, ma di ex terrestri, cioè
chitarriste che erano qui se ne sono andati via e poi dopo un sacco di tempo sono tutto possibile. Cioè non mi metto a contestare quelle robe lì perché non ho strumenti per contestare, non mi interessa neanche. Cioè nel senso che va benissimo, no? Che fossero civiltà terrestri precedenti. Ripeto, tendo a propendere per il fatto che fossero extra, per i motivi che le ho detto. Però cioè, voglio dire, non è che mi si stravolgono le viscere se si dimostra che erano, cioè non mi interessa. Nel senso che quello che mi interessa è che la storia è completamente, di quali che siano le spiegazioni, la storia è completamente diversa da quella che ci è stata raccontata fino adesso. Questo è il fatto fondamentale. Poi possiamo dire appunto che c'era civiltà terrestre, ma va benissimo, non è un problema. Il discorso, finisco solo, il discorso appunto delle piramidi è che cioè sulla Terra ci sono più di 300 siti piramidali, più di 300, noi conosciamo quello lì. Adesso questa roba della Bosnia mi pare che no? Qualche mese fa con la collaborazione dell'Università Americana di Bosnia e Herzegovina le hanno datate a 29.000 anni fa. 29.000. Quindi chi c'era 29.000 anni fa a lavorare lì? Neanderthal? Secondo me i Neanderthal erano lì che guardavano, quelli là che facevano quella roba. Mi spiego? Cioè, voglio dire, la storia è tutta da riscrivere, non c'è niente da fare. Si devono rassegnare, si devono rassegnare. Perché oggi non ci sono fessi? Ah, non lo so. Sono andati via, non lo so. Secondo il padre presbiteriano reverendo Barry Downing, sono qui e stanno controllando tutto. Lui lo dice come uomo di chiesa, eh? Lui è un reverendo presbiteriano che esercita il suo ministero cristiano, presbiteriano, ma lui non ha nessun dubbio. Quelli lì sono qui e stanno controllando tutto. Quindi ci hanno lasciato un po' andare? Sì, controllano, stando. Prima ci dominavano più direttamente. Esattamente, poi si sono staccati. Domani mi pare a Roma si parlerà di Harappa e Mohenjo-Daro. Sì. Quindi io parlerò un po' di Sodoma e Gomorra. Così Mario. Faccio una domanda da profana. E volevo appunto chiedere quale poteva essere il filo di continuità con la realtà storica attuale, se ci poteva essere un qualche legame col New York World. Allora diciamo che il sistema di controllo e anche ad esempio il sistema di controllo finanziario ha delle radici bibliche, nel senso che per esempio tra di loro non dovevano impiegare il prestito ad usura, ma lo potevano fare all'esterno. Con il paragone che ha fatto prima con comunque Hitler aveva individuato con il popolo ebraico alcuni presupposti. Che... Sì, su questo mi fermerei un attimo. Cercava l'arca dell'alleanza. Perché già 10 giorni prima di Natale mi ho mandato una pallottola dentro la musa, quindi vorrei non affrettare il fatto che me la piantino in testa. Chi è stato? A saperlo. Prego. Esistono altri testi disponibili, non ancora tradotti, in India o in altre parti del mondo? Ah, non lo so, ci sono sicuramente ancora dei testi di Qumran, non ancora tradotti, e poi ci sono sicuramente nelle biblioteche romane o gerosolimitane dei testi da tradurre, che sono, cioè per esempio non so, uno degli 11 libri ufficialmente scomparsi si intitolava Il libro delle guerre di Yahweh, che evidentemente era troppo esplicito per raccontare come Yahweh combatteva, non lo potevano correggere, quindi hanno fatto prima a farlo sparire. Nella Bibbia è rimasto un qualche ricordo, al di là dell'arca dell'alleanza che veniva portata in guerra, e quando veniva portata in guerra l'esercito israeliano doveva camminare a 2000 cubiti, cioè a un chilometro di distanza, diciamo con la carica. Ci sono due accenni abbastanza interessanti e curiosi sul modo di combattere di Yahweh. Quando in una delle, cioè stavano per iniziare una battaglia, il popolo di Yahweh aveva paura di essere sconfitto. E allora Yahweh gli dice: non preoccuparti, io combatto con te, eccetera, eccetera. E comunque, tutti quelli che sfuggono a te, ci penso io, li ammazzo io.
inviando Sirà. Sirà è un termine che viene tradotto con le api, no? Quindi come se Yahweh mandasse le api contro i nemici a pungerli. Allora, Sirà è un termine singolare che indica in realtà un qualcosa che colpisce la pelle, produce forte lesione alla pelle, fino alla prostrazione, cioè fino a farti cadere per terra. E quindi dice Yahweh che lui usa lo Sirà, e lo dice in due occasioni. Questa roba viene tradotto con api, solo che api in ebraico, ape, si dice Deborah. Quindi se avessero voluto dire le api, avrebbero usato il termine Deborah. Come in inglese ape significa scimmia e api da noi significa ape. Esattamente, esattamente. Quindi avrebbero usato, invece usano lo Sirà, che è appunto questa cosa che non si sa che cos'è, si sa che colpisce la pelle danneggiandola fortemente. Tra l'altro qui mi fa venire in mente una cosa curiosa di nuovo per spiegare un po' la psicologia di Yahweh. Quando hanno emanato i famosi comandamenti, e tra i vari comandamenti c'è quello che si dice non prenderai donne fuori dal paese, cioè fuori dal tuo gruppo, no? Che dovevano quindi sposarsi all'interno, Mosè la prima cosa che fa è prendersi una donna cuscita, cioè etiope, e prima ne aveva già una madianita. Allora Aronne e la sorella Miriam si arrabbiano con Mosè, perché dicono: Mosè, ma abbiamo appena detto di non prendere, e tu subito. Interviene Yahweh che dice: voi due, lui ha rapporto diretto con me, fa quello che vuole. I potenti. Allora, dice ai due, quindi voi non occupatevi di questa faccenda, in sostanza, e punisce lei. Solo lei, non la roba. E la punisce come? Producendole dei danni alla pelle, che lì viene tradotto con lepra. Quindi lui colpisce solo la femmina. Si sono lamentati in due, Aronne e la sorella, e lui colpisce solo la sorella. Come al solito, le donne ci rimettono. Sempre con... Lì non dice che usa lo Sirà, però le produce dei danni alla pelle, che viene tradotto con lepra. Però questo fa venire in mente appunto il fatto che invece in altri passi lui usava questa roba qui che bruciava la pelle, o comunque colpiva la pelle, e questo fa venire in mente, allora, quando io avevo a Firenze parlato del Kavod, così come ve l'ho raccontato questa sera, ma qui siamo già nel 2011, quindi avevo anche detto, io non so che cos'è passato davanti a Mosè, perché io non c'è descrizione precisa del Kavod, quindi io non lo so. Vi dico che la Bibbia dice che produce quegli effetti. Perché? Cos'è successo? Che Mosè si nasconde dietro le pietre, quindi il Kavod passa, lui lo guarda di dietro, non muore, ma ha la pelle bruciata. Tant'è che quando scende dal monte, se sta al sole deve coprirsi con un velo che si toglie quando va all'ombra delle tende. Poi ho finito di parlare e chiede la parola il fisico Clar Bruno Vedruccio, che sicuramente alcuni di voi conoscono, è quello che ha elaborato e inventato il bioscanner, cioè quel sistema di identificazione delle cellule tumorali, cioè appena ne parte una, quello la individua e difatti viene ostracizzato da tutti, perché era stato sperimentato sul cancro alla prostata, non c'è neanche bisogno di calarsi i pantaloni, mettono questo tubo qui sotto e se c'è una cellula tumorale la individua subito con l'elettromagnetismo. E allora lui è intervenuto, ha chiesto la parola dicendo: poi siamo diventati amici, il relatore di prima vi ha detto che non sa che cos'è passato davanti a Mosè. Ma io vi faccio un'ipotesi: davanti a Mosè è passato un motore al plasma che produce quegli effetti, perché il plasma, il motore al plasma, dice una tecnologia che conosciamo, emette microonde, e quindi se voi vi trovate nel fascio di microonde è come se metteste la testa dentro un forno di microonde, ti cuoce. Se invece tu stai riparato, a seconda del tipo di protezione che hai, ti cuoce più o meno la pelle. Okay? Quindi questo Sirà potrebbe essere una cosa di questo genere, cioè un qualcosa che dosato ti cuoce. Visto che, arrivo subito, visto che in altri passi, come rispondevo prima ad una domanda, lui colpiva le persone bruciandole.
cioè le faceva, come si dice, divorare dal fuoco, ecco, esattamente. Non lo so, facciamo tutte ipotesi ovviamente, perché purtroppo la Bibbia non è esplicita in queste cose qui come vorremmo. Certo è che dice questo, e siccome tanto facciamo finta, che problema c'è? Prego. Allora, una domanda è: data questa interpretazione letterale del Vecchio Testamento, quali conseguenze ha sul mondo? E un'altra cosa, mi racchiude entro un atto temporale la vicenda di... Sì, va bene. Allora, diciamo questo, la prima domanda. Se si capisce bene, bene, bene l'Antico Testamento, si capisce bene, bene, bene ciò che hanno inventato quando hanno scritto il Nuovo. Sono moltissime le persone che mi scrivono, ma quando è che parli del Nuovo Testamento? E ci sono moltissime persone che mi dicono, io per me... negli anni, diciamo, dal greco me lo sono tradotto, poi lo so, tra 10-15 volte più o meno, per interesse mio personale. E persone che mi scrivono, beh, ormai abbiamo capito tutto, insomma, nell'Antico Testamento ormai abbiamo capito, no, che cos'è, eccetera. E quindi, insomma, adesso sappiamo che invece Gesù... Allora, quando io sento questo procedimento del ragionamento, dico, no, non abbiamo ancora capito. Perché il ragionamento dovrebbe essere: abbiamo capito tutto dell'Antico Testamento, quindi anche Gesù, ok? Allora, però, se si arriva a fare questo ragionamento, non c'è più bisogno di dare spiegazioni, perché uno ha capito veramente. Poi la seconda parte della domanda era: l'arco temporale. Allora, sempre facendo finta che sia vero, allora Adamo ed Eva li possiamo collocare intorno al 4500 a.C. Abramo tra il 2000 e il 1700 a.C., compresa la vicenda di Sodoma e Gomorra. Mosè tra il 1400 e il 1250 a.C. e poi di lì in avanti entriamo, come dire, in epoca storica. Ok? Poi i regni di Davide, Salomone, eccetera, eccetera, eccetera. L'esilio babilonese nel VI secolo a.C., eccetera. Ok? Ma Adamo ed Eva sono collocati lì perché Adamo ed Eva, come si capisce chiaramente dalla Bibbia, non sono i progenitori dell'umanità, sono i capostipiti di una razza. I Sumeri hanno 6.000 anni circa. Esattamente, cioè Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità, sono i capostipiti di una razza speciale che loro si sono fatti per farla lavorare per loro e poi a un certo punto l'hanno cacciata. Quindi questo, prego. No, soltanto una. Tu giustamente nei tuoi studi tra Elohim, Yahweh, eccetera, no? Si creano queste dicotomie, sai, apparenti. Nel Vangelo sarebbe interessante la tua ricerca, probabilmente chi ne sa più di me ti chiede un libro, perché probabilmente una delle più grandi domande critiche potrebbero essere proprio la grande distinzione trattino casino creata tra Cristo e Gesù, che mi suona molto come Yahweh e Geova, eccetera eccetera, tutte queste cose che si creano, o sbaglio? No, supponendo per un attimo che il rabbi Yoshua ben Yosef sia esistito, su di lui è stata costruita comunque la figura cristica, appunto, che è un'altra cosa, appunto, creando artificiosi collegamenti con l'Antico Testamento che non ci sono, appunto. No, stavo dicendo di Adamo ed Eva, perché dunque Adamo ed Eva fanno prima Caino, poi abbiamo visto che Caino probabilmente l'ha fatto, o secondo Don Guido Bortoluzzi potrebbe farlo, no, potrebbe essere figlio di Adamo e, sì, e Lilith, oppure secondo quello che si pare di poter interpretare dalla Bibbia, che insomma Eva ha mangiato il frutto con il serpente, diciamo così. Poi Caino uccide Abele e Caino non viene punito per l'assassinio, ma viene allontanato dal gruppo tribale. E lui dice, ma se voi mi cacciate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma chi è sto chiunque, se loro erano i progenitori dell'umanità? C'era Adamo, Eva, Abele era già morto, c'era più nessuno. È ovvio che era pieno di gente, fuori dal Gan Eden.
ma era pieno di gente, fra virgolette, barbara rispetto a loro, perché loro che vivevano lì, a contatto con questi qui, erano molto acculturati. Tant'è che se noi leggiamo nella Bibbia la discendenza di Caino, i Cainiti sono quelli che insegnano l'arte della costruzione, l'agricoltura, la pastorizia, l'allevamento, la musica. Perché? Perché vivendo a contatto con quelli lì si sono fatti una razza che andasse bene per loro, che è una cosa normalissima. Proviamo a pensare ai colonialisti americani, no? Nord America, Stati Uniti, che prendevano i neri, e pensate alla differenza che c'era tra i neri considerati animali che lavoravano nei campi di cotone e i neri che loro si mettevano dentro casa a fare da, diciamo, maggiordomi o serventi. C'era una differenza abissale, perché quelli venivano acculturati perché dovevano vivere con loro, gli altri erano animali. Stessa cosa, Caino ha il terrore di finire in mezzo ai selvaggi perché dice: quelli appena mi vedono mi sgozzano. Invece poi gli va bene, trova moglie, fa figli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che lì fuori fosse pieno di gente è evidentissimo, lo dice la Bibbia. Quindi chiedo scusa, si stanno alzando tante mani. Veloce, una spiegazione veloce per il caso dell'ignoranza, della non conoscenza. Perché queste razze così diverse, e quindi colori così diversi, e perché Ezechiele e Mosè hanno vissuto centinaia di anni? Allora, perché delle razze diverse, proprio spiegazione, esperimenti diversi. Perché i patriarchi vivevano centinaia di anni? I patriarchi cosiddetti antidiluviani vivevano in effetti fino a 800-900 anni, in assoluta tranquillità. Poi a un certo punto, nel capitolo 6 della Genesi, si dice che gli Elohim si incrociano con la femminuccia Adam. Questa cosa, diciamo che non doveva avvenire. A un certo punto si dice che l'Elohim dice: io non continuerò a contendere con l'Adam, perché in fondo lui è solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. E leggendo la Bibbia si vede che in effetti la durata di vita dagli 800-900 passa proprio progressivamente a 600, 400, 300, 200, fino ad arrivare appunto ai 120 anni di Mosè, ad esempio, eccetera. Ma lì c'è una cosa carina, molto carina, che è questa qui. Perché mi perdo sempre il pennarello? Perché lo mangio. Ah, ecco, giusto. Qui c'è scritto Bishgum, che è la parola che viene, che i masoreti hanno vocalizzato, Beshagam, e viene considerata come divisa in tre, Beshagam, che vorrebbe dire: io non continuerò a contendere con l'Adam in che solo carne. Cioè, nel senso che siccome quelli sono solo carne, va bene così. Il professor Salibi dell'Università di Beirut dice: no, qui questa parola qui non vuol dire questo. Questa parola qui non va divisa in che solo e poi basar carne, ma va divisa così: Be Shagam. Shagam, lui dice, è una radice verbale semitica che significa versare i liquidi, compreso versare i propri liquidi organici. Allora lui dice che lì gli Elohim hanno detto: io non continuerò ad arricchire l'Adam con versare il mio liquido spermatico. Ecco, sì. Per essere proprio espliciti, così ci capiamo. E quindi la sua vita scenderà a 120 anni, cioè noi interromperemo l'apporto del nostro patrimonio genetico. Arrivo, solo che c'era già un sacco di mani. Quindi lì, in questa frase qui, ci sarebbe la decisione presa da quelli lì di non dare più apporto genetico loro
e secondo questo docente dell'Università Americana di Beirut, e quindi da quel momento, non ricevendo più apporto genetico loro, la vita dell'Adam si è andata progressivamente accorciando. Ok? Quindi se ancora sono tra di noi potrebbero vivere tantissimo, cioè accoppiandosi di nuovo potrebbero creare persone che vivono teoricamente sì. Fatto, no. Non si accorta. È un po' che non mi sento. No, ma c'era così tanto per straumatizzare un po'. Ovviamente. Allora, la successione delle mani alzate qual era? Ah, laggiù, sì, sì, c'era una prestazione. Che sa, non parla di Dio. E lui mi chiede di voi invece parla di Dio. Come è? Lì dice la Bibbia non parla assolutamente di Dio, sì. Mentre i religiosi dicono che parla di Dio. Sì. Ora, volendo Dio come un'idea, un qualcosa che può essere un concetto, come un unicorno. L'unicorno è un cavallo che ha un corno. Sì. Dio per essere tale, ovunque, tutti gli uomini hanno detto che deve avere i seguenti attributi. Eterno, increato, onnisciente, onnipotente. Ora la mia domanda per togliere ogni dubbio, nella Bibbia. Sarebbe bello se non avessi dubbio, La Bibbia, nella Bibbia, Yahweh, l'Elohim o l'essere superiore ha questi attributi? Assolutamente no. E allora come si fa a dire? Chiediamolo a loro. Chiediamolo a loro. Allora, il mio editore sta cercando di organizzare un convegno che dovrà essere fatto a Milano o a Roma, per quale sul palco ci saremo io, dei teologi cattolici, protestanti, ortodossi e ebrei. Sta cercando di organizzarlo, ha cominciato a mandare gli inviti. Vi devo dire onestamente che ha già ricevuto dei no. Comunque arriveranno dei sì. Allora, perché lì sarà interessante sentire come ciascuno si elabora il suo. Io non so, forse qualcuno di voi l'ha visto, ho fatto un'intervista doppia con l'arcivescovo ortodosso. Quello lì verrà sicuramente, quello lì sì, perché aveva già dato la sua disponibilità. Però appunto bisogna chiederlo a loro, perché io non so come si faccia. Comunque la teologia non è una battuta la mia, com'è? La teologia dovrebbe avere comunque una base storica che si è evoluta nel corso del tempo secondo il tempo. Allora, il teologo ha... Dove riesce il Dio onnisciente e onnipotente se nella Bibbia non c'è? Cioè, non lo so, e come ho detto prima, possiamo farlo uscire dall'Iliade. Mai nessuno per fortuna l'ha fatto. Il teologo Armin Kreimer, che insegna teologia fondamentale alla facoltà cattolica dell'Università di Monaco di Baviera, scrive, ecco, parlando di alieni e di Dio, scrive che la Chiesa non può più fare a meno di occuparsi del tema alieni, perché è un tema che è diventato imprescindibile. Perché è un tema che è in grado di mettere in fortissima crisi l'intera cristologia. Certo. E ha perfettamente ragione. Poi se volete spieghiamo perché. Ma per venire alla sua domanda, dice anche, se qualcuno afferma che degli alieni non vale la pena di parlare perché non li abbiamo su un tavolo come oggetto di studio, dice allora dobbiamo immediatamente smettere di parlare di Dio, perché di Dio non sappiamo nulla. Cioè, la teologia, in effetti, che cos'è? È una forma di pensiero che elabora l'idea di un Dio, attribuisce a quell'idea tutta una serie di caratteristiche e poi passa secoli a discutere di quell'idea, di quelle caratteristiche che lei stessa ha elaborato. Cioè è un pensiero autoreferenziale. Per cui può vivere soltanto con la fede, che non è un soltanto, può vivere, togliamo soltanto, perché così almeno non creiamo problemi, può vivere con la fede. Cioè, io credo che Dio esista, ma non c'è nulla che dice che Dio esiste. Io credo che Dio, io, chi vuole, crede che Dio esiste. Benissimo, non c'è nulla da dire. Non c'è nulla da dire nel senso che è bene che chi ha una fede non cerchi di dimostrarne razionalmente la fondatezza andando a cercare tracce di Dio da qualche parte.
tantomeno in un libro come quello lì. Questo intendo dire. Quindi chi ha una fede se la viva tutta, perché la fede tra l'altro fa vivere anche bene, per chi la vive bene, perché dà un sacco di risposte, no? Benissimo. L'importante, non mi si dica che è fondata su quel libro lì, perché da quel libro lì non si ricava nulla, cioè non c'è neppure il concetto di eternità. Quello che viene tradotto con eternità, che è l'Eolam, Olam significa lunga durata nel tempo, nel passato e nel futuro, lunga durata nel tempo, non eternità. È un concetto che non c'è. C'è niente da fare, non c'è. Questi qui vivevano tanto, se noi seguiamo, abbiate pazienza. Se noi seguiamo per esempio, non so, quello che scrivevano i sacerdoti tipo Manetone e Berosso del 2-3 secolo a.C., uno egiziano e l'altro babilonese, sacerdoti astronomi, che parlava della lunghezza di vita di questi qui, no? Che ci danno delle caratteristiche di lunghezza di vita intorno ai 35-40 mila anni nostri. Questa cosa qui fa ridere, non fa ridere perché vabbè, balle, bene. Perché non è possibile. Sulla Terra, noi guardiamo una farfalla che vive 15 giorni, guardiamo una tartaruga che vive 150 anni. Sono fatte dello stesso DNA, con le stesse molecole, con la stessa chimica, respirano la stessa aria, ma una vive quasi 4.000 volte la durata di vita dell'altra. Se noi dicessimo ad una farfalla, guarda che qui su questa Terra ci sono degli esseri che sono fatti esattamente come te, con la stessa chimica, con le stesse molecole, con lo stesso DNA, con lo stesso forma di patrimonio, ma vivono 4 volte te, la farfalla si mette a ridere. Ma noi ce l'abbiamo sotto gli occhi. 35-40 mila anni fa 500 volte la durata della nostra vita, non 4.000, 3.000 o 4.000 volte. C'è da ridere? Cioè, abbiamo sotto gli occhi l'esempio dello stesso DNA che produce durate di vita, non parliamo poi del baobab, perché allora cioè, insomma delle sequoie, che allora lì la durata di vita arriva a 70-80 mila volte, eppure il DNA è quello lì. Allora dobbiamo ridere se qualcuno ci dice che qualcuno fatto con un DNA magari simile al nostro vive soltanto 500 volte la nostra durata di vita? Abbiamo sotto gli occhi che lo stesso DNA può produrre durate di vita di migliaia di volte. Non ridiamo. Perché non si sa mai? Non ridiamo, perché non si sa mai? Dunque, c'era, dove? Ah, c'era prima questa. Sì. Allora, due domandine. A livello di somiglianza fisica, diciamo, la razza creata dagli alieni è stata fatta di immagine e somiglianza a loro, oppure cioè... Sì, allora, secondo ciò che dice la Bibbia, noi siamo molto simili a loro. D'altra parte noi sappiamo che il nostro patrimonio genetico differisce da quello delle scimmie per meno del 2%, e quindi c'è quel qualcosa, no? Nell'ultimo libro lì, la Bibbia non è un libro sacro, ho inserito alcune pagine di un biologo molecolare che sta scrivendo un libro che si intitola Adam, e nel quale lui spiegherà come questi qui possono essere intervenuti per migliorare la razza umana. E quindi mi aveva anche detto metterò in una tabella con la successione degli interventi genetici necessari per apportare dei miglioramenti alla razza umana, che è proprio ciò che sembra che sia avvenuto. Nel senso che mentre i nostri cuginetti primati, che tra l'altro hanno 48 cromosomi e noi 46, sono fermi dal punto di vista evolutivo da circa 4 milioni di anni, noi abbiamo fatto veramente dei salti incredibili, tant'è che se noi ci osserviamo bene, e questa secondo me è una delle prove, noi siamo l'unico essere vivente sulla Terra a non essere per natura adatto a nessun ambiente. Cioè, tant'è che noi ci dobbiamo adattare a tutti. Cioè, noi ci adattiamo al Sahara come al Polo Nord, perché noi per natura, cioè nudi come nasciamo, noi non siamo adatti a nessun ambiente. Non abbiamo le zanne, non abbiamo gli artigli, non abbiamo i peli che ci coprono. Cioè noi siamo disadatti a tutto e dobbiamo adattarci a tutto, tant'è che gli Elohim ce lo dicono, tu devi dominare la natura, perché se l'uomo non interviene sulla natura e non la modifica, l'uomo muore, perché l'uomo è disadatto. Se noi osserviamo la biologia,
noi vediamo che ci sono le cosiddette nicchie ecologiche, cioè i vari ambienti. Ogni ambiente naturale ha i suoi esseri viventi perfettamente adattati e ogni essere vivente ha il suo ambiente naturale. Noi non ce l'abbiamo. Non esiste un ambiente naturale al mondo che si possa dire quello è l'ambiente dell'uomo. Noi non ce l'abbiamo, noi dobbiamo costruirci le case, dobbiamo metterci i vestiti, abbiamo bisogno degli strumenti per andare a caccia. Noi non abbiamo niente in natura, perché noi, su di noi, da un certo punto in avanti, l'evoluzione non ha più agito con i suoi tempi, quindi è intervenuto qualcuno che ha portato tutta una serie di modifiche. Queste modifiche hanno velocizzato i tempi nostri di sviluppo e ci hanno resi di fatto inadatti a qualsiasi ambiente, perché la natura, l'evoluzione su di noi non ha più agito. Questa secondo me è una delle prove, perché è evidente, noi non siamo adatti a nessun ambiente. Poi un'altra domanda, volevo fare il legame tra la Bibbia e gli altri testi sacri. E gli altri testi non sacri? Quali? A parte la Torah, però il Corano. Ah, dunque, per parlare del Corano bisognerebbe prima parlare del Nuovo Testamento. Comunque, cioè, tra i testi, allora, diciamo questo. Altre religioni, Dicevo prima, no, questo è però un concetto interessante. Dicevo prima che, non so se vi ricordate, Yahweh si è occupato di questi. Non possiamo neanche essere sicuri che Yahweh si sia occupato di questo qui, no? El Shaddai. Cioè questo qui potrebbe essere stato, come dire, aver lavorato per un altro degli Elohim, ok? Tant'è che Abramo ha un figlio che si chiama Ismaele, da cui derivano gli Ismaeliti, cioè gli arabi. La Bibbia non ne parla più, eppure l'Elohim di Abramo dice: a te garantirò, a Ismaele, una grandissima discendenza. Yahweh di quella discendenza là non si occupa. Allora probabilmente l'El è il singolare di Elohim, che si è occupato di Abramo e che gli ha garantito la grande discendenza attraverso gli Ismaeliti, è diverso da Yahweh, e potrebbe essere Allah, un altro. Lì se arrivo, ormai ho perso il controllo delle mani che si alzano. Chiedevo se sei a conoscenza di scoperte scientifiche moderne che vanno a corroborare quello che dicono gli antichi testi. Per esempio, viene, cioè, in mente lo studio del genoma umano, sì, il DNA, sì, se ci sono prove di questa ingegneria genetica. Beh, le prove provate no. Però sempre quel biologo molecolare mi scriveva che un gruppo di genetisti americani aveva pubblicato in una delle loro riviste il risultato di una ricerca dalla quale risultava che intorno a 5-6 mila anni fa o giù di lì nel genoma umano si sono verificati una quantità di mutazioni che non sono presenti nei 30 mila anni precedenti. E tra l'altro questo, infatti lui me l'ha scritto dicendo: guarda che corrisponderebbe alla datazione dove tu collochi Adamo ed Eva più o meno, cioè, esattamente. Poi lui parla anche all'interno dei nostri cromosomi delle zone HAAR, questo ne parlo nel libro, delle zone HAAR, che sarebbe Human Accelerated Regions, che sono dei pezzi di cromosomi che non sono presenti nelle scimmie, che hanno un tasso di mutazione elevatissimo, quindi formalmente non si sa bene da dove arrivino queste robe qui, e che però sono specifici per noi, cioè per esempio mi diceva che ci sono delle zone AR che riguardano il linguaggio, altre che riguardano una certa spostamento, me lo spiega lui, io non, ovviamente lì la mia ignoranza è totale, che riguardano la migrazione di masse neuronali quando si forma il cervello del sapiens, cosa che non avviene nelle scimmie, riguardano l'opponibilità del pollice, quindi delle zone di pezzi di cromosomi che, insomma, è difficile spiegare che ci arrivino da quelli là visto che non ce li hanno. Certo. Chiedo scusa, ma era già alzata lì. Sì, esatto. Allora, lei all'inizio ha detto, diciamo, messo paletti, diciamo, dicendo che non si ha l'autenticità degli autori biblici. Io prima della conferenza gli ho accennato, volevo fare una domanda riguardo ad esempio il profeta Daniele, ma non proprio il profeta. Cosa pensa lei al riguardo di quello che c'è scritto
nel libro del profeta Daniele e ad esempio anche nell'Apocalisse, cioè sì. Come interpreta lei quello che c'è scritto? Molto sinteticamente, non credo che nell'Antico Testamento ci siano profezie che riguardano il futuro. E quindi quello che e quindi scritto, ciò che c'è scritto è una lettura delle cose che stavano avvenendo in quel momento lì. Una lettura però diciamo cambiata. Sì, una lettura scritta per chi era in grado di capire in quel momento lì, perché certe cose non potevano essere dette evidentemente troppo apertamente a rischio, no? Ma non penso che ci siano profezie, anche perché in realtà tutto ciò che è narrato in come dire, in terminologia profetica è sempre, rispetto ai codici che abbiamo noi, una profezia post evento, cioè comunque nei codici che abbiamo noi sono scritti dopo che l'evento si era verificato. Grazie. Prego. Sì, non mi ricordo, no, facciamo lì, ok, poi arrivo, eh. No, volevo chiedere, visto che tu hai detto che il Vecchio Testamento racconta storie simili a quelle sumeraccadite, però dici che quella di Targumim, cioè la Bibbia, racconta tutta un'altra storia, sì. Nel senso che contraddice quello che... Allora, secondo per esempio i Targumim, allora, per dire, nella Bibbia dei Masoreti si dice che Mosè era figlio degli Ivrim. Nei Targumim si dice che Mosè era figlio degli Yahudè, cioè di sacerdoti egiziani. Secondo i Targumim, studiati dai fratelli Roger e Messod Sabba, di famiglia rabbinica, i Targumim raccontano che con Mosè dall'Egitto sono usciti solo egiziani, solo. Appartenenti alla classe degli ufficiali militari, sacerdoti e popolino. Allora, tra le varie lotte che c'erano per il controllo di quel libro, no, ho detto prima, per esempio, non so, che c'è la Bibbia dei Masoreti e la Bibbia dei Samaritani. Allora, se noi avessimo una Bibbia scritta dagli ebrei egiziani, per esempio quelli della colonia di Elefantina, eccetera, noi avremmo una Bibbia probabilmente completamente diversa da quel punto di vista lì. Perché? Perché qui, per dire, per certi aspetti potremmo dire, fra virgolette, un po' per fortuna, questa Bibbia qui è scritta su influsso dei racconti sumero-accadici derivanti dal periodo dell'esilio babilonese. Quindi loro sono entrati in contatto con quei racconti lì e quindi ce li hanno tramandati e rielaborati, ovviamente adattati alle loro. Però se noi avessimo il racconto della Bibbia degli ebrei, per esempio della colonia dell'Elefantina, noi nella Bibbia troveremmo probabilmente anche il racconto di Yahweh e della sua femminuccia, che loro conoscevano e chiamavano Anat Yahweh, e che invece il monoteismo sacerdotale gerosolimitano ha bellamente cancellato. Però per quanto riguarda il fatto che si muovevano con un cavo, per quello sì. Per quello sì, perché quello ce lo raccontano un po' tutti. Almeno ha letto, ma ho assistito in una sessione universitaria di ebraica all'Aquila, con un professore anche abbastanza quotato, che sosteneva che l'uomo non deriva dalla scimmia, bensì uomo e scimmia si hanno nato in comune. Diciamo, nella Bibbia più o meno troviamo una specie di conferma anche a livello filosofico, diciamo così, di questa teoria. Nella Bibbia troviamo il racconto di un intervento di qualcuno, più che di un antenato comune, cioè di qualcuno che ha scelto degli individui che erano qui e li ha migliorati per utilizzarli. Questa roba qui, per esempio, nei racconti sumero-accadici però è molto più esplicita, perché la Bibbia a un certo punto ha sintetizzato tutto e ha detto: Dio dice facciamo l'uomo e zac lo fa. Nei racconti sumero-accadici si narra invece di un processo molto lungo che ha portato poi finalmente alla fine alla produzione di uno riuscito che si chiama, non a caso, Adamu. Combinazione. Scavare l'oro, no? Esattamente, ma per parlare della produzione appunto del... Esattamente, quindi di un individuo in grado di capire e eseguire ordini, che viene chiamato Adamu, che sarebbe il prodotto riuscito, e viene definito Lulu, che vuol dire miscelato, cioè, e lì nei racconti sumero-accadici si dice anche che ciò che loro utilizzavano lo prelevavano dal sangue degli Anunnaki maschi giovani che veniva purificato, cioè, voglio dire, mi sembrano cose talmente
esperte scientifiche genetiche, non dico che comprovano, ma supportano sì. queste teorie. Secondo me, difatti, appunto, questo biologo molecolare che sta scrivendo questo libro, dove si esporrà ovviamente, perché tra l'altro è un ricercatore associato del King's College London, e mi dice che ci sono dei genetisti che gli stanno fornendo del materiale. Cioè, nel senso che pian pianino c'è comunque, anche in quel mondo lì, qualcuno che sta cominciando a fare finta che. Perché cominciare a fare finta che significa avere la possibilità di trovare risposte a domande per le quali adesso ancora non ci sono, no? Cioè, come mai si è passati dai 48 ai 46, come mai noi ci siamo sviluppati così in fretta, come mai noi abbiamo fatto dei salti evolutivi rapidissimi negli ultimi 300.000 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, allora, se si ipotizza che qualcuno ogni tanto sia intervenuto a dare un colpo d'acceleratore, diciamo che tutto diventa spiegabile. È chiaro che non è facile accettare una roba, ma non è che bisogna accettarla. Bisogna utilizzarla come ipotesi e dire vediamo se può essere vero, tutto lì. Cioè tenere la mente aperta invece di dire no, questo non è possibile. No? Cioè voglio dire, nel 1800 la scienza diceva che il corpo umano non avrebbe sopportato velocità superiori ai 30 km orari senza disintegrarsi. A quanto andiamo adesso? 300. Allora teniamo la mente aperta perché non si sa mai, insomma, tutto lì. 2000 anni per il motore a scoppio, negli ultimi 70 abbiamo fatto un'evoluzione pazzesca. Esatto. Cosa dovremmo pensare? Esatto. Sul focus dicono. Non so come fare a gestire le mani. Ne facciamo una a testa perché altrimenti non avremo pazienza. Prego. Capito quindi se tutti i popoli della Terra derivano da Adamo ed Eva, da questo esperimento? No. Okay. No. Quindi quali sono oggi i popoli che probabilmente derivano se ci sono ancora? Se ci sono. Perché se ci sono talmente rimescolati ormai. E esistono dei progenitori di una ipotetica razza ariana o no? Non so, onestamente in qualche conferenza passata lei ha detto che sta lavorando con un tecnico per approfondire l'importanza tecnologica dell'oro. Sì, no, si è rivelata una via chiusa, appunto è una delle tante ipotesi che... sì. Dove si trova? Allora, tenderei a collocarlo, assieme ad altri peraltro, nell'attuale Azerbaigian, cioè a ovest del Mar Caspio, nella zona dei laghi Urmia e Van, che va poi quindi verso la zona est della Turchia, dove c'è Göbekli Tepe, e dove ci sono i monti dell'Urartu, cioè il famoso Ararat. Quindi in quella zona lì, anche perché ci sono tutta una serie di toponimi ancora oggi che ricordano citazioni bibliche, quando si dice che Caino viene allontanato e va verso la terra di Nod, e ancora oggi c'è il toponimo Nod-i che vuol dire terra, cioè di Nod, e quindi quella lì potrebbe essere la zona che hanno scelto. E l'altra mano lì ancora, allora sì. Sappiamo, almeno dovessi io, il primo tentativo di moto modis è stato effettuato da una chiamata, se non mi sbaglio, no? Il culto del diato, se non mi sbaglio, no? Sì. Ma se si sa che un tipo c'era di trasformare un politeismo in un modo... Ecco, ma lì bisogna stare attenti. Il tentativo è stato quello di mettere Atom al di sopra di, non di negare gli altri. Ah, quindi dare più visibilità al loro el, diciamo. Esattamente. Ma non di essere... non di eliminare gli altri. Sì. Ci dice qualcosa sui Gigi? Ah, i Gigi o i Gigu sono il corrispettivo dei malachim biblici, cioè i guardiani, i controllori e gli esecutori degli ordini. Quindi quelli crudeli, duri. Insomma, quelli gli esecutori degli ordini, quindi insomma a un livello gerarchico inferiore rispetto ai comandanti Elohim, che peraltro, dunque io dimmi tu, 10 minuti, che peraltro, come ci dice la Bibbia, ci dicono anche i testi di Qumran, avevano degli accampamenti gli Elohim,
arrivo, per esempio in Genesi 32, quando si racconta di Giacobbe che è andato nella terra d'origine a prendersi le mogli, eccetera, poi ritorna. Quando ritorna viene inseguito dal suocero Labano, perché insomma hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, insomma uno cercava di fregare l'altro, e quindi Labano teme di essere stato fregato per l'ennesima volta, insomma in sostanza per semplificare lo insegue, si incontrano e riescono a non combattere, insomma a non ammazzarsi l'uno con l'altro, e fanno un patto, erigono un cippo e fanno un giuramento e dicono che giurano appunto che nessuno di due attraverserà quel confine con intenti ostili verso l'altro. Poi Giacobbe riparte e arriva in un posto più o meno attuale Transgiordania, dove dice gli vengono incontro due malachim. Lui vede questi due malachim che non hanno neanche bisogno di parlargli, cioè non gli dicono nulla, e dice: ma questo è un accampamento degli Elohim, nelle traduzioni delle Bibbie che avete in casa, non traduzione mia, nelle traduzioni delle Bibbie che avete in casa, e chiamò quel luogo, e qui c'è scritto: alla mattina per tempo Labano si levò, cioè, mentre Giacobbe continuava il suo cammino gli si fecero incontro i malachim degli Elohim. Giacobbe al vederli esclamò: ma questo è l'accampamento degli Elohim, accampamento degli Elohim. E naturalmente viene detto: questo è l'accampamento di Dio, viene tradotto, quindi Dio è un accampamento per chi? Cioè, chi faceva dormire nelle sue tende. E chiamò quel luogo Mahanaim, e viene lasciato così. Il fatto è che Mahanaim significa due accampamenti, è un duale. Mahane singolare, Mahanaim è duale, vuol dire due accampamenti. Allora lì Giacobbe vede due accampamenti. Il forse il più importante degli esegeti ebrei, Rashid Troy, commentando questo versetto della Genesi, dice che lì Giacobbe vide le due schiere che difendevano il confine, una da una parte e l'altra dall'altra. No, le due schiere, cioè c'erano due, lì c'era una linea di confine, tra l'altro. Qui è bella. Quando fanno questo giuramento, che giurano di non oltrepassare il confine con intenti ostili, c'è scritto: il Dio di Abramo e il Dio di Nacor. Quindi l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nacor, che sono fratelli, siano giudici tra di noi. Cioè, a garanzia di questo giuramento che stiamo facendo, ci sono l'Elohim di Abramo e l'Elohim di suo fratello Nacor. Ma più chiaro di così? È scritto lì. E Rashid Etuai dice c'erano le due, lui ha visto gli accampamenti, due, perché erano due schiere. Questo Elohim qui difendeva il territorio di qui e questo Elohim qui difendeva il territorio di qui. Ma chi comandava il tutto? No, sopra. Io. Che nelle tavolette sumero-accadiche è chiamato Anu, che vuol dire esattamente quello che sta sopra, esattamente come Elion in generale, come Elion in ebraico. C'era prima la signora Giugia da un po'. Volevo chiedere, secondo lei, perché la tradizione giudaico-cristiana ha messo in piedi, ha costruito, no? Il monoteismo, padre, figlio, spirito santo. Ah beh, lì con il discorso della Trinità. Secondo lei... Per poter, allora, voglio dire, il tutto parte dalla tradizione giudaica, dal sacerdozio di Gerusalemme, che quando si è perso il contatto con qui c'è un capitolo intitolato Come può nascere una religione da simili presupposti? E in questo capitolo io spiego come e perché creerei una religione con quei presupposti lì. La Bibbia non è un libro sacro. E secondo me hanno fatto così.
Cioè, quando hanno perso il contatto con quei signori lì, hanno cominciato la elaborazione teorica, spiritualista, teologica, sulla quale hanno cominciato a, non cominciato, per la verità, hanno continuato, perché prima erano i rappresentanti diretti, poi quando si è perso il contatto si sono autonominati, in continuità con il periodo storico precedente, i rappresentanti diretti, non più con quelli lì che guardavano negli occhi fino a qualche anno prima, ma con uno che si sono inventato, e così hanno continuato a mantenere il potere. Perché altrimenti, come dire, avrebbero dovuto andare a lavorare, per semplificare molto. Ma c'è un processo, infatti lì lo spiego, c'è proprio un processo preciso che tiene conto di tutti gli elementi, solo che sarebbe lungo da spiegare. Dunque, prima di laggiù c'era un'altra mano alzata più vicino, no? Ah, lì, ecco, esatto, sì. Sì, se potevi fare una qualche citazione riguardo Sodoma e Gomorra, anche sul fatto che scoperte scientifiche moderne dicono che in quelle aree geografiche sembra, anche foto della NASA, ci siano state delle esplosioni nucleari.